sbagliando la domanda. Buonasera ragazzi, benvenuti Buonasera. a questo nuovo episodio di Excalibur. Questa sera abbiamo Memento Mori, mascherata niente poco di meno che da uno dei due autori, Andrea Felicioni. Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere dei nostri e per questo stupendo gioco che avete realizzato, perché è veramente qualcosa di sensazionale. Mi è piaciuto da subito, infatti ho immediatamente preso il manuale, ce l'ho qui davanti a me, ragazzi, perché è veramente bellissimo anche il manuale, consigliatissimo. Grazie mille. Salutiamo anche i nostri ospiti di questa sera, l'avete riconosciuto tutti, è famosissimo ormai nell'ambito di D&D, è il mitico Donald Sokufo, il grandissimo Roberto Rossi. Ciao ragazzi, esagerata. Abbiamo con noi anche Alessandro a giocare. Che non sono nessuno, non ho nessuna presentazione particolare. Vabbè, speriamo che ti ripresenti l'anno prossimo, poi vediamo, non è Vabbè. sbagliato. E c'è anche Max, un Numero ragazzo di da tamburi. purtroppo questa sera ha problemi con la webcam, abbiamo messo una bellissima immagine che lo rappresenta in toto, potete ammirarla per tutta la live. E nel frattempo giocheremo con voi, faremo casino e tenteremo di non morire. Ma partiamo già da un presupposto parecchio negativo, se non sbaglio, Andrea. Sì, perché diciamo che già il nome del gioco suggerisce un po' come andranno a finire le cose, e visto che poi siamo nel periodo della peste, quindi sì. Ah, perfetto. Quindi Adesso raccontaci poi. qualcosa in più di questa ambientazione. Ok, allora facciamo una carrellata rapida. Siamo nei 5 anni a cavallo tra il 1347 e il 1352 più o meno, che sono stati gli anni della peste in Europa, la peste quella brutta e cattiva, non quella dei promessi sposi, che ha praticamente ridotto a un terzo la popolazione europea. E per calarci un po' nell'atmosfera del gioco, dobbiamo immaginare che la peste a quell'epoca era veramente considerata una sorta di apocalisse, cioè l'ambientazione, anche il clima che ci si trovava davanti era veramente quello di uno scenario apocalittico in cui le persone non avevano idea neanche di poter, cioè non immaginavano neanche un futuro dopo la peste, per intenderci. Quindi fosse comuni, pire di cadaveri alle porte delle città, e tutte queste cose molto simpatiche e Perfetto. allegre. L'avventura di stasera, che poi sarà la prima di due sessioni, è ambientata nell'odierna Slovenia, a Bled. Quindi questa cosa non la sapevano neanche i giocatori, ve la dico adesso. No, infatti. Twist. Infatti, se non sbaglio, questa è un'avventura scritta appositamente per queste due serate, giusto, Andrea? Sì, esatto, nel senso che ovviamente Memento Mori, poi come la stragrande maggioranza dei giochi, non ha una vera struttura da one shot, sarà un prologo che avrà una sua conclusione, diciamo, ma che si apre poi a futuri sviluppi per chiunque poi magari vedendo la live lo vuole riproporre al proprio gruppo. Perfetto. Allora, io direi che ci siamo, iniziamo con le schede. Gli altri giocatori ce l'hanno già fatta, la mia la facciamo in diretta in modo da poter far vedere anche la meccanica di creazione della scheda. Ottimo. Ok. Allora. Vado a braccio. Sì, diciamo che iniziamo le prime cose, faccio vedere la scheda, è in fondo al manuale, ragazzi, ve la mostro qui, è veramente una figata. Un Perfetto. po' difficile, forse si vede proprio dall'inquadratura, però ci sono varie parti, ad esempio il nome, gli organi o il sogno, l'incubo, i legami, le virtù e le stimmate, se non sbaglio. Dovrebbe essere completa così la scheda, giusto? Esattamente, sì. Benissimo, allora analizziamo le parte per parte, così almeno chi è già da casa può capire come si realizza una scheda di Memento Mori. Perfetto, io cerco di andare velocissimo e poi dopo magari le cose ma principali le vediamo anche direttamente in sessione. Allora, innanzitutto un personaggio di Memento Mori è un nome, un sogno e un incubo. Il nome, che ha una sua anche tra l'altro meccanica particolare,
è il suo nome proprio, ovviamente, e un epiteto, perché era una, ovviamente legato al periodo storico in cui i cognomi erano solo per gli aristocratici, e quindi ciascun personaggio ha un nome e un epiteto. Per esempio, Brenda Mano Veloce, facciamo l'esempio, che è uno dei personaggi di stasera. E questo perché il nome già dovrebbe suggerire che tipo di personaggio all'incirca sarà. Quindi Brenda sicuramente è un po' ambigua, potremmo dire. Ok, allora, sei uno screanzato. Sì. La cerchiamo di adattarla e di realizzarla con questa scheda. Avevo pensato a un ladruncolo che è vissuto nella povertà fino a un'età abbastanza adulta. Poi una sera, in un locale, è riuscito a vincere barando alle carte dei soldi da parte di un monaco, di uno di quei signorotti ricchi che stava andando magari in visita a un monastero. Sì. E praticamente non sapeva che il monaco aveva bisogno di quei soldi, erano tutto per lui, i suoi ricordi, i suoi averi. Quindi sfortunatamente tenta di andare a riprendersi, c'è una colluttazione, il monaco muore accidentalmente, lui gli ruba i vestiti capendo che potrebbe sfruttare la cosa a suo vantaggio, e da lì si nasconde in questo monastero per cercare di sfuggire a chi sta cercando di catturarlo, o comunque a chi aveva dei debiti nei suoi confronti. Ok, quindi abbiamo potenzialmente stasera potremmo avere due uomini di chiesa, uno vero e uno falso, potremmo dire così. Esatto, diciamo il mio è più un ladruncolo, uno che ti rivolta con le parole e cerca di sistemare un po' sempre la situazione piuttosto che un vero uomo di chiesa. Ok. Come dicevo prima, poi abbiamo il sogno e l'incubo, che sono abbastanza due caratteristiche centrali, ovvero il sogno è un'ambizione che ogni personaggio di Memento Mori coltiva, ed è fondamentale perché è una condizione che senza la quale non renderebbe i personaggi speciali in questo gioco, perché grazie alla forza di questo sogno che loro coltivano, loro si legano a questa maledizione che vedremo in game, gli permetterà poi di avere dei poteri sovrannaturali e accedere a un mondo sovrannaturale. Quindi il sogno è la grande ambizione, il grande obiettivo che questo personaggio aveva, o ha ancora ovviamente, nel momento in cui si ammala. Invece l'incubo è il suo opposto, è la sua antitesi, quindi è la più grande paura del personaggio, ciò che lui non vorrà mai che si realizzasse. Ok, perfetto. Ecco, una cosa che non ho detto magari, perché poi ovviamente tutti non conoscono il gioco, è che tutti i personaggi sono appestati, quindi questo è una bella notizia. Capite che iniziamo proprio bene, ragazzi, però... per rendere un po' più frizzante l'ambientazione. Esatto, però questa cosa comunque ha i suoi aspetti negativi e aspetti positivi, in realtà. Come? Cioè, se questa cosa... Questa consapevolezza di essere appestati è un po' sia comunque una cosa molto negativa, però nasconde anche delle parti positive. Certo. Alcuni direbbero che è un dono. Esatto. Oddio sì, per restare sull'attualità. Un dono di Dio. Un dono di Dio. Bioros. Che si può superare con la forza di volontà. Sì. E con la preghiera. Diciamo che nel gioco sì, perché il sogno in un qualche modo si risveglia nel momento in cui i personaggi scoprono di essere malati. Era un sogno, era un'ambizione latente che poi con i primi cenni della malattia si risveglia e li muove. E poi perché appunto questa peste si collega con la maledizione che dicevo prima, e quindi sarà veramente la condizione per la quale i personaggi poi avranno anche certi poteri e certe capacità. Ottimo, allora guarda, io per la scheda ho scelto come nome Padre Nicolas, come epiteto il Ciarliero. Ok. Poi, come sogno, riuscire a fare qualcosa di veramente buono nella vita senza ottenere nulla in cambio. Sì. Come incubo, ripiombare nel passato di povertà e disperazione. Sì. Poi come organi ho messo nervi 2, cerebro 2, cuore 1 e viscere 2. Perfetto. E come virtù ho messo furfante, ecclesiastico e falsificatore.
Perfetto. E come legami una carta truccata. Fratello Horas, che è quello a cui ha preso i vestiti dopo averlo ucciso, e la povertà. Ok, perfetto. Allora, solo una cosa... Sono comunque disponibili sempre sul manuale, ci sono c'è proprio una lista tra cui scegliere, oppure penso che uno giocatore se ne può comunque inventare tranquillamente. Certo, certo. Sì, a me avete mandato una scheda prefatta e poi io l'ho fatta come pareva a me. Esatto, è andata così. E finendo il giro dei valori, così lo diciamo brevemente, abbiamo gli organi che sono praticamente le caratteristiche basilari dei personaggi. Abbiamo nervi, cerebro, cuore e viscere. Praticamente rappresentano la faccia veramente breve, rappresentano la reattività e l'istintività dei personaggi, nervi. La razionalità, cerebro, l'altruismo, il coraggio, il sapersi rapportare in modo positivo verso gli altri, che è il cuore, invece abbiamo le viscere, che è il modo di essere disonesti, di essere scorretti e di compiere qualcosa contro il prossimo, anche di essere sadici, cioè banalmente. Poi abbiamo le virtù, che sono invece banalmente delle skill. I memento mori sono un pochino più aperte, nel senso che sono considerate quasi come delle professioni, possiamo definirle così, però non sono nient'altro che delle abilità, un insieme di competenze. E poi abbiamo i legami, che invece sono ciò che tratteggia banalmente il background del personaggio, quindi sono legami affettivi, persona a persona, possono essere materiali verso un oggetto o di background, ovvero del passato. E i personaggi hanno questi legami che da un lato descrivono il loro passato e dall'altro possono essere anche utilizzati in gioco, quindi vedremo come. Diciamo che si usa il D6 e i ragazzi dovranno cercare, a seconda delle situazioni, di sommare i dadi derivanti dai loro valori. Non so, Francesco, quanto vuoi entrare nel dettaglio o se vuoi iniziare subito. No, iniziamo. L'unica cosa che diciamo per incuriosire un po' è che si usano dei D6 bianchi e dei D6 neri. Ora io li ho qui fisicamente, ma li tireremo principalmente sulla piattaforma per una questione di comodità, perché magari non tutti sono così pazzi da avere queste serie di dadi a casa. Certo, certo. Sì, beh, poi come c'è scritto sul manuale, basta avere due gruppi di dadi da 6 distinguibili, quindi che ne so, bianchi e colorati, o come hai tu, rossi e blu, va benissimo, insomma. Perfetto. L'importante è che siano pure, Andrea. Ok, allora... Partiamo così. Siamo nel 1349, quindi siamo proprio nell'anno, probabilmente forse nell'anno più duro dei 5 anni della peste. E siamo in Slovenia, nella fattispecie a Bled. Ah, io avevo due immagini da mandare, non so se è possibile, le mando solo a voi per farvele vedere, se è possibile farle vedere a chi ci segue. Se non ce l'hai su un formato è difficile caricarle in questo momento, purtroppo. Ok, no, niente, avevo preso dei link. Però, Francesco, sarebbe la possibilità poi, quando eventualmente verrà caricato su YouTube, di mettere le immagini. Sì, ovvio, magari possiamo mettere, per ora se ce l'hai lì, magari sul telefono riesco a farle vedere io in live. Ok, no, beh, ma sono praticamente delle immagini del lago di Bled, del castello, non c'è problema. Poi magari ve le passo dopo. O googolate. Come? Quelli che a casa googolano adesso castello. Esatto. Googolate, si trova. Tra l'altro, non sapete come è fatto un castello. Ci troviamo in queste terre perché, se banalmente, i vostri personaggi, un po' per i motivi disparati, se volete possiamo anche deciderlo all'inizio, si sono ritrovati in questa città. Bled, ve la descrivo brevemente, è una cittadina che si sviluppa sulle rive di un lago che ha lo stesso nome, quindi il lago di Bled, che è immerso completamente nelle foreste, e intorno ci sono queste montagne altissime. È un paesaggio un po' alla Heidi per... Cos'è passato? A fine della sessione vi faccio vedere la scheda quando l'ho finita. Ok. E anche tu fai parte della famiglia di chi rende le schede un disastro. Esatto. Ok,
E quindi abbiamo questa cittadina che si sviluppa sulle rive del lago, e molto suggestivo il fatto che c'è proprio una roccia proprio appuntita che si alza dalla foresta, e in cima a questa roccia, che sono un enorme masso, vi è il castello. Quindi immaginatevi questo, veramente questo paesaggio, potremmo definirlo fantasy, in cui il castello insieme alla roccia, ed è proprio a strapiombo sul lago. Sotto di esso c'è questo villaggetto, fuori dalle mura ovviamente, e la foresta che poi ricopre tutto quanto. Vi è un'ultima particolarità, ovvero che al centro del lago di Bled vi è una piccola isola dove è stata costruita una chiesa. È un'isola veramente piccola dove è stata costruita una chiesa dedicata a San Martino. E appunto è un paesaggio veramente, veramente affascinante. Siamo ad inverno, siamo circa a metà dicembre, e fa veramente, veramente freddo. Il paesaggio è in questo caso completamente innevato, e iniziamo la nostra avventura, che è il tramonto, e i personaggi arrivano a Bled, sul sentiero che li conduce verso il castello, che, come ripeto, è in cima a questo ammasso di roccia. Se volete presentarvi rapidamente. Quindi non ci conosciamo? No, assolutamente no. Vedi, io sono seduto su una roccia, sto tossendo, guardo loro, faccio salve fratelli, buona giornata. La donna, la prima donna che ti porge lo sguardo, è una piuttosto giovane ragazza con lo sguardo cupo. Cala gli occhi mentre ti parla e mostra un timido sorriso. Salve viandante. Io sono a queste parti. Io sono cavallo e sono vestito in modo abbastanza nobile per coprire un po', diciamo, la condizione in cui è ridotto il mio corpo. Mi metto davanti a loro e faccio: anche voi state andando al castello? Bene, andiamoci, dirigiamoci insieme, non mi vale andarci da solo. Sì, un giovane uomo, ero diretto verso il castello nel mio pellegrinaggio. Stavo riposando solo le mie stanche membra in questo momento. Sì, non ti ho chiesto di raccontarmi la storia della tua vita. Una richiesta audace, viandante. Cosa potrebbe darmi in cambio della mia compagnia? Cosa potresti dare tu in cambio della mia? Interessante. Touché. Che discorsi. Io mi trovo poco più di lato rispetto a loro, li guardo come per prestargli attenzione, ma in realtà, cioè, non me ne curo, cioè. Però okay. Penso tra me e me, le vie del Signore sono infinite, cioè. E io guardo lui e faccio: salve fratello, non l'avevo riconosciuta. Salve a lei. Sotto voce, maledizione. Ok, esatto. Diciamo che quindi più o meno questi quattro personaggi che si incontrano lungo il sentiero, descrivendole rapidamente, appunto, abbiamo una sorta di scuro, spicca tra tutti Terek, che è Alessandro, che è un uomo abbastanza misterioso a cavallo. Già questo fatto è abbastanza singolare, perché evidentemente lui è sicuramente quello più altolocato dei quattro. Questo è poco ma sicuro. Invece poi abbiamo Brenda, che si è già presentata abbastanza bene, una donna ambigua. Invece Oros abbiamo Oros e Nicolas, padre Nicolas, giusto? Esatto, che sembrano essere due uomini di chiesa, quindi viandanti, vagabondi in questo caso, senza avranno più dell'altro, però. Esatto. E loro quattro vanno i loro scopi. Bene ragazzi, voi vi mettete sul sentiero e risalite la rocca. Praticamente c'è una prima fase in cui entrate in una sorta di villaggio, che però è un villaggio veramente umile. Cioè, considerate che le abitazioni qui di legno sono veramente, veramente vi fanno capire la condizione delle persone che ci vivono. E dovete immaginare un po', non so se l'avete mai visto, ma la scena iniziale un po' del Nome della Rosa,
ovvero il questo è il letto. Perfetto, ovvero tipo queste persone veramente ridotte a condizioni estreme, ai piedi della rupe, che cercano di, insomma, vivere di veramente come possono. La descrizione del villaggio mi ha ricordato anche un po' un romanzo di Lovecraft, non so se è una coincidenza. Ok, no, in questo caso per me è proprio un po' molto il nome della rosa, quindi come avveniva spesso anche nel Medioevo, in cui le rupi venivano utilizzate come discariche, vedete le persone che si affannano a recuperare il cibo, a recuperare gli scarti degli altri. E non vi sto ad elencare troppe cose, ma come dicevo nell'introduzione, sono accese in vari punti pire con cumuli di cadaveri di malati, e all'interno, all'ingresso di questo villaggio, vi avete trovato un'enorme fossa comune dove sono stati gettati tutti i morti della peste. Questa più o meno è l'atmosfera al tramonto che vi si para davanti. Mentre vedo tutte queste scene, mi tengo il braccio e stringo ancora più forte la fasciatura che c'è sul braccio. Perfetto, perfetto. Ragazzi, risalendo il sentiero, voi vedete che a un certo punto capite che in città, diciamo, il clima è abbastanza strano, ovvero il clima è ovviamente tragico e drammatica la situazione, sono anni in cui veramente si fa fatica a sorridere, ma pare che al castello, che alla Rocca, si stia festeggiando una festività pagana in un qualche modo, e che Duca Ferdinando abbia indetto in un qualche modo una sorta di vago festeggiamento. Sapete che sarà qualcosa di assolutamente sobrio e low budget, però sentite che tutti quanti al villaggio parlano di questa festa, e vedete che effettivamente tante persone stanno risalendo il sentiero e stanno andando verso la Rocca. Prego. Io guardo gli altri, faccio: cosa vogliamo fare? Andiamo anche noi? Forse ci sarà un pasto caldo a aspettarci. Quindi noi ora siamo in questo villaggio che è a metà strada e la festa si terrà in cima. Esatto, siete ai piedi della Rocca, esattamente. Ok, sì. Sarà un punto panoramico, immagino. Mi piacerebbe godermi la vista di quel posto. Narratore, ho una domanda. Sì, prego. Noi abbiamo tra di noi... Si capisce che siamo appestati, cioè abbiamo delle tracce del fatto che siamo appestati? Ottima domanda. Ottima domanda, no, nel senso che le fasi della malattia sono iniziali, è una cosa questa che si sviluppa poi durante il gioco, quindi al momento potete tutti quanti nascondervelo a vicenda o palesarvelo se vi, per qualche strana ragione. Assolutamente no. Quindi no, non potete tranquillamente nascondervi, tra l'altro è inverno, quindi siete bardatissimi, nevica, cioè avete qualsiasi scusa per nascondervi. Sì, infatti io, diciamo, ho avuto un soprassalto quando ho visto tutti quei cadaveri, perché so cosa mi aspetta, visto che so di essere malato, ma ho cercato di nasconderlo meglio possibile, porto proprio una fasciatura intorno al braccio per dire semplicemente che mi sono ferito. Ok, vedete quindi queste famiglie che si stanno riversando sul sentiero, che stanno salendo verso proprio il castello in cima. Volete fare qualcosa qui al villaggio? Ditemi pure. Io guardo il villaggio dall'alto verso il basso, un po' snob, e dico: ma non penso che qui potrò trovare quello che mi serve. Invece l'occasione della festa al palazzo potrebbe essere ideale, quindi okay. non mi fido più di tanto il villaggio. Ok, gli altri ragazzi? Io voglio raggiungere il punto panoramico, come dicevo. Ok, anch'io. Io vado in cerca di un pasto caldo, è un po' che cammino e non ho avuto modo di citarmi. Io faccio compagnia al collega prete. Collega prete, non ho capito se maschio o femmina. In realtà, maschio. Ok, il collega. Ok, diciamo che quindi questi voi quattro che siete, tra virgolette, compagni di questo poi brevissimo tratto di strada, raggiungete la Rocca. La Rocca semplicemente è il classico castello medievale, che si praticamente c'è il corpo centrale del castello, tutto il borgo sottostante e le mura che chiudono tutto.
Salendo su, effettivamente, Brenda, puoi vedere poco prima di varcare le mura, puoi vedere effettivamente tutta la foresta sotto di voi, il lago e la piccola isola con la chiesa di San Martino sotto di voi. E dentro vedete che la gente entra all'interno della rocca, ma vedete che questi festeggiamenti sono ovviamente molto 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 regolati. Vedete che ci sono guardie dappertutto, gli ambienti in cui le persone possono stare sono praticamente circondati da guardie. Ovviamente la rocca non può aprirsi e permettere a tutti quanti di entrare liberamente, e quindi tutto questo festeggiamento si sviluppa all'interno della piazza del borgo e qualche via a fianco. Tutte le vie secondarie sono quantomeno chiuse e sorvegliate da guardie. Ovviamente il borgo si è riempito anche un po' di mendicanti, di persone, di moribondi, e al termine dei festeggiamenti il duca vuole essere certo che tutti questi vengano poi sbattuti fuori dalle mura. Prego ragazzi, voi entrate, entrate e vedete effettivamente che ci sono questi festeggiamenti. C'è un enorme falò al centro della piazza, dove qualcosa probabilmente verrà preparato, verrà cucinato, ci saranno dei balli, qualcosa di questo tipo. E intorno, proprio ad anello, intorno a questo fuoco, è pieno di bancarelle. Hanno in un qualche modo imbastito un mercato aperto solo per l'occasione. E quindi ci sono venditori ambulanti, bancarelle di vario tipo, ciarlatani anche di vario tipo. Quindi immaginatevi il classico festeggiamento medievale, appunto. E al centro della piazza c'è questo enorme falò, che è bello acceso, dove la gente banalmente anche si sta scaldando. E lì le guardie sono particolarmente attente, perché a un certo punto servirà qualcosa, probabilmente a un banchetto o qualcosa di simile. Io mi dirigo dall'unico uomo del nostro gruppo senza una tonaca monastica. Sì. Lo guardo, alzo gli occhi e dico: potrebbe accompagnare una signora al mercato? No, guarda, non sono un accompagnatore, sono qui per cercare qualcosa, non posso perdere tempo con te. Su via, non è perdere tempo, viva la sua vita pienamente, non vorrà che le scorra davanti come la legna di quel falò, che alla notte è destinata a spegnersi e essere gettata. Torno col sorriso e faccio: forza, su via, e ti tiro un po' la manica. La prego. Tanto con me non attacca, sono già promessa un'altra donna. Ah, yeah. Un altro monaco abbiamo. Oddio mio. Scusate la bestemmia. Mi dirigerò da sola, ma mi aspetto che almeno uno di voi mi tenga un occhio. E mi allontano cercando e scuriosando tra le varie bancarelle, trovando gioielli, roba da mangiare. Compro quello che c'è da mangiare. E i gioielli non li compro perché costano tanto. Però okay. Guardo. Okay. Mentre va via, sussurro tra me e me anche due occhi. io ho tanti soldi, ho tanti soldi con me. Master. Allora, come dicevo, diciamo che l'equipaggiamento in Memento Mori è tutto molto libero, tutto molto arbitrario. Avete tutto ciò che è sensato che voi abbiate come personaggi. Diciamo quindi che Terek è sensato che abbia un po' più di soldi degli altri. Tanto a breve non vi serviranno tanto, quindi non è un vantaggio. Però è diciamo che è tutto molto libero, non c'è da fare, anche le armi, armature, tutto viene gestito tutto arbitrariamente, non è fondamentale. Allora io ho riconosciuto i modi gentili e nobili di porsi della ragazza e mi ha colpito. E mentre vedo che sta curiosando nelle bancarelle e che guarda i gioielli ma senza poterseli permettere, a sorpresa, diciamo, gli compro una collana e gliela metto. E poi me ne vado per la mia strada. Ah! Colpo di scena. Attocco la collanina, la guardo, sorrido, dico: rapido ma piacevole. Ok ragazzi, invece voi monaci...
Noi allora io al momento sono di sopra con eravamo penso saliti verso la ricerca di un pasto, quindi stiamo girando un po', ovviamente quando ci sono le guardie che magari buttano i cadaveri degli appestati nelle fosse, faccio il segno della croce passando, vedo che lo fa, magari lo fa prima il mio compagno monaco piuttosto che io, e io vedo che chi lo fa allora di scatto le faccio anch'io, vediamo. Adesso purtroppo vedo che va e viene, sta saltando la connessione, però vabbè, non è un problema, tanto lui è assorto nelle sue preghiere, sta pregando con il rosario in mezzo alle mani, e anch'io sto andando lì e faccio, ma quando si mangia? Io ho fame, come qui non danno da mangiare i preti? Ok. arriverà il cibo, abbi fede. Okay. Sì, cavatello, sempre fede in Dio. A un certo punto, ragazzi, mentre state comunque girando per la piazza, diciamo che quindi, giusto per immaginarvi, vi siete quasi divisi a coppie. Sì, praticamente sì. Ok, poi vabbè, magari Terek ha fatto semplicemente la mossa da gentiluomo, ma poi tipo se n'è andato, no? Esatto, un po'... la mossa del giaguaro ha fatto. Esatto. E diciamo che a un certo punto tutti voi avete una sensazione strana. Una sensazione strana che nasce dentro di voi e vedete che tutto intorno a voi, al di là del fuoco che sta bruciando al centro della piazza, è come se i colori sbiadissero. È vero che è notte, però anche di notte i colori sono ben distinguibili, ma è come se tutto cominciasse a diventare leggermente in bianco e nero al di là del fuoco, cosa che però non succede, non avviene per una determinata bancarella. Una bancarella che è in un angolo della piazza, particolarmente nascosta, tra l'altro in una zona dove non c'è quasi nessuno che ci va, un po' quelle zone un po' sfigate dei mercati che per non si sa bene quale motivo nessuno va. Lì vi è una donna con una bancarella, e stranamente i fiori che lei vende, che sono di un blu, di un violetto acceso, sono l'unica cosa che ha mantenuto un colore in questa ambientazione che è diventata totalmente insatura, soltanto il falò e questi fiori. Una domanda, ma è la prima volta che abbiamo questo tipo di visioni? Assolutamente sì, e infatti vi invito a segnarvi, ad annerirvi un punto di sangue. Chi di voi fosse vicino gli uni agli altri, quindi magari i monaci Oros e Nicolas, potreste vedervi negli occhi questa cosa. Qualcosa che vedreste che, non so, il sudore che vi cala dalla fronte. Capite entrambi che state male nello stesso tempo, diciamo così. E le altre persone si muovono ancora, sono ancora vicine e veglie, totalmente indifferenti a questa cosa. Okay. Inizio a tossire, strabuzzo gli occhi, cerco di massacrare le pupille, mi guardo intorno, vedo se il resto ha ripreso il colore naturale o ho ancora quella visione così specifica dei colori. No, è come se la vostra vista si fosse settata in questo mood, diciamo. Vedete il fuoco acceso, le fiamme, e poi vedete questi fiori violetti, bluastri, che nell'angolo della piazza. Il resto è tutto cupissimo. Quindi anche noi in realtà siamo, guardandoci, siamo sì. Quindi inizio a guardarmi la mano, inizio a guardare anche fratello Horas, e gli dico, ma sta succedendo anche a te? Lo vedi? È strano. Beh, il fatto che sì, è decisamente strano. Non so cosa possa succedere, fatto sta che forse è qualcosa che Dio ci ha chiamato, non so. Ma se vuoi rispondi pure, fratello, io magari controllo prima. Io stavo... Anche il nero tra i fiori, tu non so cosa vedi. Vedo anch'io tutto nero, solamente quella bancarella ha un colore particolare. Andiamo a vedere cosa sta succedendo, forse capiremo qualcosa in più. Magari è il volere del nostro signore. Io sono a botta col gomito. Al nostro signore? Sì, ovvio. È il nostro signore. Io stavo accarezzando il zaffiro che mi aveva donato, probabilmente finto,
ma dello stesso colore. Quando tolgo la mano mi accorgo che il pallore azzurrino è sparito e subito alzo gli occhi. Mi spavento e mi fiotto, camminando velocemente e in modo ansioso, verso un luogo con meno gente, più tranquillo. In quel momento tiro fuori una grossa pergamena e la guardo. Comincio a respirare forte e guardo questa immagine. Questa immagine è orripilante, non nel senso che io faccio schifo a disegnare, perché io faccio schifo a disegnare, ma è proprio orripilante, no? Okay. C'è questa creatura orrenda con, come vedete, in alto ci sono questi uomini che la pregano, e un sole rosso, c'ho scritto rosso perché non avevo il pennarello. E una città, vedete la città sotto, è bruttissima. Godzilla. In rovina, e lo guardo cercando, non lo so, forse non lo so se aumenta la mia ansia o mi fa rassicurare, non lo capisco, però lo guardo e cerco di concentrarmi su quello. Secondo me ti tranquillizza, dai. Sì. Ok, va bene, quindi tu di base disegni per il testo di Rorschach. Esatto. Quindi di base tu stai lì, contempli questo disegno. Sì, sono ansiosa, sto cercando di... avete presente... cavolo, mi sfugge il nome, questa è una figuraccia atomica. L'uomo che non invecchiava quando guardava il suo ritratto. Dorian Gray, grazie. Che lui che lui non riusciva a non guardare il suo ritratto, a un certo punto era... quasi richiamato da quel ritratto, anche se sapeva che guardarlo lo avrebbe portato alla morte. La sensazione che provo, che voglio darvi, è più o meno questa. Certo, ok. E invece, quindi, i monaci Oros e Nicholas si dirigono, se non ho capito male, verso la bancarella. Terek? Io, quando inizio a avere questa visione, diciamo, in bianco e nero, credo che sia un sintomo della malattia, credo che sia una sorta di allucinazione data dalla malattia, e quindi mi guardo intorno, vedo che la vita, diciamo, continua normalmente, però vengo colpito da questo fiore in questa bancarella, e quindi mi avvicino, insomma. Ok, diciamo questo, prima di arrivare alla bancarella, Brenda, tu vedi che effettivamente, tu magari guardi questa immagine, di tanto in tanto butti un occhio su questa strana visione che si sta formando intorno a te, e tu effettivamente vedi che la seconda stranezza, ovvero che proprio i tre compagni che hanno risalito il sentiero con te stanno convergendo praticamente a quella bancarella, che, ripeto, è totalmente ignorata dalle altre persone. Ma semplicemente il fatto perché una venditrice di fiori, in un momento del genere, in un periodo del genere, non è che stia facendo un business particolarmente interessante. E quindi vedi proprio questa scena. Ragazzi, arrivate lì. E ciò che vi trovate davanti è una donna parecchio anziana, curva, e ha una caratteristica molto particolare. Lei sicuramente è una donna piccolissima, è molto bassa sicuramente, anziana, ed è avvolta in una tunica, in un vestito, in una veste veramente enorme, nel senso che lei è sicuramente inginocchiata in questo momento, ma gli arti inferiori non li potete vedere, perché è come se lei avesse questo vestito talmente tanto lungo e ampio che la copre completamente, quindi non avete idea, lei potrebbe essere inginocchiata per terra, su un cuscino, su qualcosa, ma non avete modo di distinguere i suoi arti inferiori, diciamo così. Lei è la classica vecchina del mercato, con il capo coperto, la pelle nodosissima, avrà sicuramente più di 80 anni, ma forse più di 90, oddio no, scusate, per l'epoca è un'esagerazione, avrà sicuramente più di 60 anni, forse 70, che significa che sono i 90 di oggi, forse anche di più, e con delle dita lunghissime, nodose, e sta sistemando davanti a sé delle ceste in vimini, veramente grandi, che contengono tantissime campanule, proprio le campanule quelle di campo, proprio i fiori quelli blu-violetto fatti a campana che pendono, mm-hmm. E ne ha tantissimi davanti a sé, potrebbero essere anche più di un centinaio, e lei ha questi cesti giganti, questi fiori bellissimi, coloratissimi e proprio
quasi innaturali da quanto sono belli, perché sai, su 100 fiori ce ne saranno, che ne so, un terzo, un quarto, un po' rovinati, no, sono perfetti. Ed effettivamente una volta che arrivate lì, senza neanche parlarle, è bello, è effettivamente una bella composizione quella che vi si pone davanti, e lei è lì, immersa nella sua veste, che li sta sistemando. Salve. Salve. Lei ti alza lo sguardo e dice: ah, viandante, finalmente un cliente questa notte. Vuole dei fiori? Veramente dei fiori. Grazie. Li vuole acquistare? Non so. Ho soldi? Chiedo, eh. Tecnicamente sì. Qualcosina, dai. Esatto, io mi avvicino mentre lui vede se sta controllando nella borsa se ha dei soldi, faccio: bravo fratello Horace, comprati i miei fiori a questa splendida ragazza, mi sfugge il nome sorella, come la posso chiamare, oltre che bellissima? Ma ti riferisci alla venditrice? Sì. Ok, lei dice: beh, insomma... Mi sembra che i tuoi complimenti siano fin troppo esagerati, ma comunque il mio nome è Hilda. Ilda. Hilda. Il mio nome è Hilda. E dice: beh, diciamo che non è che io sia qui esattamente nel senso, sì, vendo fiori, ma a persone simpatiche e così gioviali come voi sarebbe quasi un peccato anche chiedervi un compenso. Anzi, vorrei un attimo proporvi un piccolo indovinello, un piccolo gioco. Io sono lì, sono un pochino distante, però sto sentendo anch'io. Sì, certo. Ah, certo, tra l'altro, Brenda, se vuoi avvicinarti, dimmi tu. No, io finché ho questa visione sono completamente terrorizzata da tutto ciò che è qualcosa che non conosco, perché ho timore che la peste mi uccida prima che io possa completare il mio disegno. Quindi Ok. cerco in ogni modo di fare quello che è in mio potere. Vedete che tiro fuori anche se per adesso no, per adesso sto guardando, guardo i fiori, guardo voi, cerco di capire, cerco di Ok. realizzare. E allora tu stai disegnando o stai solo guardando il Sto disegno? solo disegnando, sto solo guardando per il momento. Ok. Questa vi dice appunto, se volete però vi posso anche proporre un bel gioco. A questo punto sarei più che lieta di offrirvi i miei fiori. Beh, a me i giochi piacciono tantissimo e sicuramente incuriosiscono. Davvero, Che ne pensi, padre? fratello Horace? Tu che ne pensi, fratello Horace? I giochi sono un altro modo che ha il nostro Signore per guidarci, quindi perché no? Faccio bravissimo, gli do una pacca sulla spalla. Mentre faccio tutta questa scena, però, con una mano cerco di prendere di nascosto un fiore e infilarlo nella tunica. Ok, facciamo allora, giusto per rompere il ghiaccio, proviamo a fare un tiro, dai, così vediamo un po' come funziona. Quindi in questo caso è la classica azione, proprio molto semplice, di Ravvisce, perché ovviamente, ecco, Memento Mori è un gioco in cui i giocatori propongono l'azione e l'attributo, non ci sono azioni, diciamo, prefatte, precostituite, però in questo caso... Proprio rubare è una di quelle classiche cose, diciamo, da viscere. E quindi deve prendere i dadi di viscere, sommarli a quelli del sangue, e se lui ha qualsiasi altra virtù o legame che si collega alla situazione, può aggiungere altri dadi. Allora, ho viscere 2, sangue Perfetto. ho 2 anneriti Perfetto. E uno bianco, perché e dovete uno sempre tirare bianco. 3 di sangue. Ok, quindi devo tirare 2 neri e 4 e 3 bianchi, giusto? Esatto, non so se hai Per delle virtù ora. Sì, ho particolari. virtù furfante Perfetto. e legami, forse la povertà mi può aiutare come Dipende dalla qualcosa. frase, anche dipende dalla frase chiave del legame, perché la cosa importante è che ci sono queste frasi che si collegano. Ora non ricordo il tuo Guarda, come sto dice. proprio qui il manuale, lo vedo subito, così almeno anche da casa facciamo vedere qual è bene l'effetto.
Allora, la povertà. Si dice che la vertebra di un pazzo costituisca il segreto del vero amore. Non ti è possibile confermare questo detto, né tantomeno confutarlo, ma gli anni passati tra le povere genti di Milano ti portarono a capire l'importanza dei legami, degli affetti, appunto, dell'amore. Quando uno dei tanti pazzi di Milano morì, tu ti prendesti una delle sue vertebre. Ah, ok, no, no, quindi non... Esatto, questa è una cosa molto, di, molto compassionevole, molto di umana, come dire. Ok. Ok, quindi sì, ci stanno gli altri dadi e Furfante. Ok, perfetto, aspetta una certa toccata. Un secondo, controllo un attimo una cosa al volo. Guarda, se no intanto voi ragazzi, Oros e Terek, cosa, cosa okay. Io aspetto che mi proponga il gioco, cioè. Ok. Penso che posso utilizzare una carta truccata che mi dice quando fai una prova di bluff puoi trarre vantaggio o quando scommetti anche senza possibilità di vittoria, quando c'è una grande posta in palio, considerando che sto cercando vocalmente di ingannarla per concentrare l'attenzione sul viso piuttosto che sulla mano. Magari. Può starci. Allora vediamo il tiro. Vediamo prima il tiro. Allora, perfetto. Quindi sono tre bianchi per ora. Poi uno di Furfante, un altro di carta truccata. Quindi tiro 5 bianchi e 2 neri, giusto? Vai, sì. Perfetto. Allora 5 di 6. Ho fatto 4, 6, 4, 4 e 1. Quindi dadi bianchi. Ok, aspetta che do un'occhiata. Ok. E con quelli neri ho fatto 3-3. Perfetto, quindi i Memento Mori, gli successi sono esclusivamente i 5 e i 6. Quindi nel suo caso purtroppo lui ha fatto soltanto un successo con un dado bianco. Ok, la scena è un po' questa. Tu, mentre gli altri parlano, mentre state parlando, allunghi la mano, prendi il fiore, te lo intaschi, ma tu hai la sensazione che lei per un secondo, ma una frazione di secondo, ti guardi negli occhi. E tu hai veramente la seria preoccupazione che lei ti abbia visto, ma non fa una piega, non fa assolutamente una piega. È un dubbio, tu credi che lei ti abbia visto, ma è stato talmente veloce che è un dubbio che ti sta divorando. Però non succede assolutamente niente. Mentre sorridevo, mentre stavo parlando con padre Horace, vedo che mi vede... Mi blocco un attimo, beh, allora padre Horas, che ti stavamo dicendo? Lei mi dice, facciamo così, vi parlavo di un gioco, voi conoscete le leggende locali, le tradizioni locali di questi luoghi? Sono un pellegrinaggio, sorella, non conosco ancora bene la zona, quindi non saprei, non so se il mio buon fratello qui potrebbe conoscerne di più. Ah. Ok, perché potrei, sono esploratore, quindi forse potrei conoscerle. Ok, hai qualcosa di più, diciamo, accademico, tra virgolette, qualcosa di più cioè, tra le legami, cioè, ecclesiastico, esploratore e tutto fare. Ah, tra i legami non hai qualcosa legato a un passato? L'eretico cerebo, potrebbe essere anche che me l'ha raccontato lui. No, però ecco una cosa importante dei legami. Dovete sempre guardare. Esatto, dovete però sempre guardare nella scheda la frasetta che c'è scritta nel legame. Per esempio, l'eretico cerebo, la tua frase è sotto la tunica il mostro. Quella è la frase che tu devi utilizzare in gioco. Quindi in tutte le situazioni in cui tu cambi la tua, tra virgolette, identità e ti abbandoni a violenza, cose di questo tipo, perché poi sotto c'è scritto il suo funzionamento, allora lo puoi usare. Quindi guardate sempre la frasetta del legame, perché è quella che si incastra con la narrazione. Però se lo farò tiro... Una cosa sola, secondo me con sotto la tonica il mostro Brenda qualche sussulto ce l'ha avuto, eh? Eh sì i manici con gli impermeabili. Brenda è molto presa nel suo studio dell'arte in questo momento per placare la sua. Ok, quindi tra virgolette potresti fare anche banalmente un tiro di conoscenze, diciamo, di razionalità di cerebro, anche senza agganciarci virtù o legami, è assolutamente normale. Quindi cerebro e sangue, giusto? Sì, cerebro e sangue, sì.
Ok, Francesco, me li devi fare tu i tiri, perché io non sono riuscito a scendere neanche. Io faccio io, non è un problema. Quanto c'hai di cerebro? E ho due cerebro e due neri, sangue, sangue tre, di cui due neri, quindi dovrei averci. Perfetto, allora sono tre bianchi e due neri. Bianchi e due neri, esatto. Esatto, esatto. Vai. Allora, con tre bianchi hai fatto 3, 5 e 1. Un successo. Vediamo con i neri, un 6 e un 1. Così vediamo... Così vediamo una meccanica, vediamo due meccaniche che non vi ho spiegato, ovvero che il 6 ottenuto con un dado nero è un successo critico, quindi in questo caso specifico il suo successo non vale 1 ma vale 3, mentre l'1 ottenuto col dado nero, che lui ha fatto sia 6 che 1, l'1 con il dado nero toglie un successo dal conto, quindi facendo una roba rapida, lui ha ottenuto un 5 ed è un successo, poi ha ottenuto un 6 nero che vale 3, quindi passa a 4, e con un 1 torna a 3. Esatto. Però quello che non sai è che devi annerirti, per via del 6 nero, devi annerirti un altro punto di sangue, perché è un successo critico praticamente fornito dalla peste, che in un qualche modo sta aumentando la corruzione e quindi questa sovrannaturalità, però ha un costo. Quindi devi annerirti il sangue di un altro punto. Purtroppo lo so, perché non è la prima volta che gioco a Memento Mori. Ah, ok. Guarda, vorrei cosare, bruciare, cioè annerire i legami. Aspetta, perché adesso sei a 3. Devi riceverne un altro, eh. Ah, è vero, sì, adesso sono a sangue a 3, il prossimo, esatto. Sì. Perfetto. Quindi tu, diciamo così, con 3 successi, io ti posso rivelare che tu sai la leggenda la leggenda che si nasconde dietro a queste campanule. Te la dico brevemente, e tu sai, a grandi linee, che sono legate alla morte di un individuo. Perché queste campanule, si dice che nel caso in cui si smettano a suonare, quindi è una cosa assolutamente assurda che un fiore possa suonare come un campanellino, ma nel caso dovesse succedere, chi sente quel suono ha un'ora di vita. Io mi gratto. E noi l'abbiamo sentito? No. Lei al momento vi ha fatto la domanda. Sì, si riconosco. Io dico sì, qualcosa legato al suono delle campanule, dico solo questo. Ah. Ti volto a... Lei sorride e dice sì, ci sei molto vicino in effetti. Non che tutte le leggende siano positive, ecco, e ti fa un sorriso come per dire sì, è così. Ma lei ha mai visto o ha avuto modo di conoscere qualcuno che effettivamente ha tra parentesi vissuto questa leggenda? Cioè, nel senso, ha conosciuto gente che ha sentito il suono e dopo lei... Lei ti guarda e ti dice, purtroppo di questi tempi le leggende sì, tutti le conoscono e tutti ne hanno paura, ma di persone che ne abbiano incontrate, vissute, ce ne sono veramente poche, anzi, io stessa potrei dirti di non averle mai conosciute nessuna, prima d'ora forse, e li guarda. Vabbè, Sofia, non voglio creare questo imbarazzo, ecco, prendetene una ciascuno. Faccio... Ma è ancora tutto grigio? È tutto esattamente come prima. Porca boia. Ne prendo una volentieri, ma vede anche lei questa strana nebbiolina che c'è in giro, questa oscurità? Se non stanno illuminando bene, magari vado a chiedere al gestore del campo. Ok, lei si guarda intorno e vi dice no, non vedo nulla di strano, mi sembra tutto normale, no? Forse ho veramente bisogno di cibarmi, gli occhi mi stanno ingannando, il buon Dio sicuramente vuole che sia arrivata l'ora anche per noi, vero, fratello Oros? E quella che è saltato. Vabbè, rispondo io per lui. Ok, ed è in quel momento che il cancello del castello si apre, che il cancello che dà
verso la piazza centrale si apre e alcuni emissari del duca annunciano a gran voce a inizio il banchetto e dall'apertura esce un enorme toro impalato allo spiedo, per renderci conto, trasportato da uomini, che lo issano sul falò centrale. Ed effettivamente questo omaggio del duca comincia a essere cucinato al centro della piazza e viene pian piano arrostito e servito alle persone che, tipo onda anomala, si riversano al centro della piazza. E voi, ovviamente, la signora vi dà le campanule. Le dà solamente a noi, a me e fratello Oros? Le dà a voi tre. Okay. Anche a me? Sì, ditemi cosa fate. Che stavo un po' per i fatti miei. Io ho visto che la situazione si calma, rimetto via il disegno, e anche se sono ancora un po' scossa da questa situazione, mi avvicino al banchetto, sicuramente mangiare qualcosa mi farà bene. Io ringrazio gentilmente la signora lasciandogli però un soldino, qualcosa di simbolico per ringraziarla della campanula, e raggiungo e mi dirigo verso il banchetto. Perfetto. Prima di lasciarla, Terek, tu vieni trattenuto da lei. E come se gli altri due se ne vanno, lei trattiene proprio delicatamente, è molto posata come persona. Sì, ma anche basta che mi chiama, insomma. Sì, ti trattiene un attimo per una veste, un mantello, e ti dice: ah, dimenticavo, ecco qua altre due campanule per te, per le tue donne, insomma. E qui ti guarda. Bene. Io non ho soltanto una di donna. Potrei essermi sbagliata, però insomma, te ne posso dire due ugualmente. So chi darla comunque la seconda, immagino. E lasciati dire un'ultima cosa prima di andare. Vi è un'altra leggenda di queste terre, una molto più importante di quella che vi ha raccontato Oros. Perché nell'isola di San Martino esiste un campanile senza campana, ma che nel caso dovesse suonare, il primo uomo che riesca a raggiungere quel campanile si dice che possa esaudire un desiderio, esprimere un desiderio. Campanile senza campana, capito. Ti chiederai la mia passione per le campane, vero? Sì, sono un po' noiose in effetti. No, un campanile senza campana è una torre praticamente. Sì, è un campanile. Okay, mi guarderò intorno allora, grazie della dritta. Va bene, di nulla. Dopodiché si chiude in se stessa e torna a quello che stava facendo prima. Ok, la leggenda di San Martino Campanaro, famosissima. Narratore, ma noi li rivediamo ancora tutto tipo bianco e nero o sono tornati i colori? No, è tornato tutto abbastanza normale. Nel momento in cui, voi non lo potete sapere, ma nel momento in cui Terek si allontana definitivamente dalla signora, tutto torna normale. Partono i festeggiamenti e adesso si crea un po' più. Prima era una folla, diciamo, controllata, adesso c'è un vaga atmosfera di festeggiamento. Il toro viene cucinato e viene tipo fatto a brandelli e passato alle persone, viene proprio letteralmente offerto. Ok, io mi siedo vicino a donna Brenda, la guardo e faccio: ah, quanto siete splendida donna Brenda questa sera, le ho portato un omaggio e le do il fiore delle campanule. Ah, ok, prendo delicatamente il fiore, me lo aggancio infilando il gambo nello chignon che porto sopra la testa, ammicco e faccio: la ringrazio, monaco. Sapete ancora come trattare una donna dopo tutto questo tempo? Beh, sono monaco da poco, diciamo che ancora non ho abbandonato purtroppo la via dei vizi terreni, c'è ancora molto lavoro da fare, molto molto lavoro. Ah, interessante. E me ne vado voltandogli le spalle, non troppo lontano, ma magari vado a parlare con l'altro monaco. Passi di monaco in monaco. Esatto. Sì. Io la guardo con questa faccia. Ok,
A un certo punto, mentre tu ti allontani da questa cosa, parlo con Brenda, hai una sensazione. E voi altri tre ragazzi poi mi dite cosa fate. No, non è nulla di particolare. Ma, oddio, una cosa no, l'altra sì. Ok. La prima è questa, tu senti uno strano odore nell'aria. Un odore di che va al di là del profumo della carne abbrustolita del toro al centro della piazza, ma tu senti un forte odore di pece, di quell'odore di materiale infiammabile, di torcia, di torcia spenta, per intenderci. Vuoi sapere la cosa terrificante? Che il corpo della creatura della mia opera d'arte è composto di pece, ok? Lei bava pece, quindi questa cosa mi dà molta paura, vedete questo oggetto. Ah, in realtà volevo dirti proprio questo, è che tu riguardando il tuo disegno noti una roba. Dimmi. Noti che si è evoluto in un qualche modo, tu non l'hai toccato, eppure il tuo disegno in un qualche modo si è evoluto, e vedi persone, tante persone, uomini stilizzati, che si sono, tra virgolette, materializzati sul tuo disegno e che sono ai piedi della città. Sono tanti uomini. Gli altri tre ragazzi, così lasciamo a Brenda il tempo di agire. Voi siete all'oscuro di tutto questo, eh? Lei si è allontanata, non ha ancora detto nulla. Ma io sostanzialmente mi guardo un po' intorno, vedo se c'è qualche altro nobile come me o se c'è qualcuno di interessante. Perfetto. Beh, è tutto mescolato in effetti, non è difficile distinguere qualcuno nella ressa. Nulla, Brenda, cosa fai? Così tipo? Sì, omini, sì. Birilli, allora, okay. Considera mentre Brenda finisce il capolavoro, io sono al tavolo che praticamente sto mangiando un pezzo di toro, poi ne prendo un altro e faccio, guardo gli altri, faccio per i poverelli. Certo. Ok. Io narratore non ho capito, scusami un secondo, ma solo Brenda però sente qualcosa, noi sì. Non sentiamo niente. Assolutamente, okay. Assolutamente sì, assolutamente sì. Guardo il disegno, terrorizzata, guardo gli omini, li guardo intensamente, voglio capire se li ho disegnati io in un attimo di mancanza di lucidità, a volte mi capita, o cerco di ricordare se ci sono sempre stati, e soprattutto li guardo come sono, qual è la loro forma, cosa stanno facendo. Questo è un dubbio che hai, questo è un dubbio che hai e che non sai risolvere, non sai se l'hai disegnato tu o effettivamente se sei disegnato da solo. Ma ti posso dire che questi uomini, che sono quindi, io ho dato per scontato che la città che stavi disegnando è simile o rappresenta in un qualche modo Bled. Sì. Questi uomini, ti posso dare un dettaglio in più, sono soldati. Non so. Chiudo la mappa e respiro forte. Scusa il disegno, lo arrotolo e respiro forte. Do un'ultima occhiata mentre lo chiudo agli omini che sono apparsi finché la mappa non è chiusa del tutto. Okay. Sono completamente terrorizzata, ma mi devo dare un contegno. Metto via il mio disegno e torno dagli altri. Lo sguardo è cupo, ma il volto è sorridente come al solito, quel falso sorriso che mi porta dietro tutti i giorni. Allora, com'è la cena? Molto buona. Tu non l'hai mangiato? No, non ho tanta fame oggi. L'odore di pece che sentivo era scomparso nell'aria, ce l'ho ancora sulle mani dopo che ho toccato la pergamena, per esempio. No, lo senti, tu lo senti chiaramente. Allora mi rivolgo a... Ma lo sentite anche voi questo? Sentite anche voi questo particolare olezzo nell'aria? Vedi che io sto mangiando come un disperato, tipo strappo il pane dagli altri, faccio sì. Per il volere di Dio, fratello.
Ragazzi, ora che lui ve lo fa notare, effettivamente lo sentite anche voi. Era un odore che voi non avreste mai distinto particolarmente, non gli avreste dato peso. Ma effettivamente lui con la cosa del disegno un po' si è allarmato, ma ora lo sentite anche voi, giusto perché ve lo fa notare. Infatti, che puzza. Odoro tipo quello che sto mangiando, se magari era questo che stava. Colta dal dubbio, sì, riapro la pergamena del disegno, esattamente dove c'erano gli uomini prima, solo leggermente. Certo. Cambiato qualcosa? Ok, io direi di fare questa scena in questo modo. Nel momento in cui tu la apri, tu vedi che, come le classiche rappresentazioni medievali delle battaglie, tu vedi che dagli uomini, dai soldati, sono stati adesso, proprio tu lentamente lo apri, e vedi che nel piccolo pezzo di pergamena che si apre tra gli uomini e la rocca sono comparse una nuvola di frecce. Ed è in questo preciso momento che dal cielo cominciate a sentire un rumore proprio frastornato, il rumore che fanno all'inizio il sibilo delle frecce, e una nuvola di frecce cade all'interno del cortile e fa una serie esagerata di feriti e di morti. A questo punto le guardie si allarmano completamente e dalle mura del castello viene gridato l'allarme. I nemici di Bled ci attaccano, mettetevi al riparo! E tutti i soldati impazziscono e si mettono in posizione di combattimento. Vi rendete conto che il castello è sotto assedio. Ragazzi, cosa fate? Ah, mi nascondo sotto qualcosa che può proteggermi dalle frecce. Ok. Gli altri? Il mio primo pensiero va alla signora delle calendole. Sì? Ma il mio sguardo va di terzo di là, la vedo o non la vedo? Sì, la vedi. Lei sta lentamente, con una calma irreale, raccogliendo i suoi fiori. E come per dire, sta sistemando le cose per andarsene. E non vedo, cioè non gli arrivano frecce addosso? No. Vado per fatto segno agli altri, dico andiamo verso di là. Io nel frattempo controllo le altre bancarelle, cioè ci sono ancora persone. Come? No, gli dico gli altri, cerchiamo di nasconderci in fretta però. Certo. Dicevi, Francesco? Dico, io guardo verso le bancarelle, ci sono i proprietari, sì, 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 delle bancarelle o stanno scappando? No, no, è il caos, la piazza è completamente nel caos, gente che corre, spallate, cioè immaginatevi che adesso c'è la... Le bancarelle dove ho visto oggetti di valore e praticamente sì, urlando, scappate, il castello è sotto attacco, intanto con l'altra mano prendo in tasca tutte le cose che riesco a prendere, semplicemente presto, presto, fuggite, fuggite, il signore è con voi! Sì, sì. Considera che la gente cerca di raccattare tutta la roba che ha più di valore, ma ovviamente qualcosa cade, quindi tu hai la possibilità di, anche se vuoi segnarti qualcosa, qualche oggetto, diciamo, di pseudovalore, tu riesci tranquillamente a raccattarlo. Sì, magari qualche pugnale intarsiato con perle o rubini, cose così. Okay. Tutto quello che posso prendere a rappo proprio. Certo. Senza... Quindi, Oros, praticamente, tu punti alla signora, giusto? Sì, sì, io mi avvicino verso la signora per le calendole. Ok, gli altri ragazzi? Io corro verso il cavallo, vado a riprendere il mio cavallo che avevo lasciato parcheggiato, okay, diciamo, e anch'io col mio cavallo sfreccio verso la signora. Ok, Brenda invece? Io li seguo, terrorizzata, urlando, piangendo... Perfetto. Allora ragazzi, considerate che dovete attraversare semplicemente una piazza, non stiamo parlando di una distanza chissà che, però immaginatevi il caos totale, le persone si schiacciano, si calpestano, voi stessi venite raggiunti da colpi, da contusioni e di lì a poco una seconda ondata di frecce bombarda nuovamente la piazza. Quindi segnatevi tutti quanti un altro punto di corruzione del sangue. E mi pare che Oros, tra l'altro, sfori. Sì! Proprio sì, tu! Esatto!
proprio così. Pure l'altra campagna che ho fatto sono stato il primo a perdere. E chi ricordi? Cosa allora, corrompi? Aspetta, sto riprendendo un attimo. Sì, lo dico rapidamente: quando si sfora il sangue, quando è completamente annerito e poi si subisce un'altra corruzione, i giocatori sono costretti a annerire uno degli altri valori della scheda e lo faranno perennemente, non si torna più indietro. Però il sangue, però il sangue diventa bianco adesso, giusto? Sì. Sì, poi dopo il sangue lo devi cancellare, quindi dopo ti torna pulito. Danne uno. Scusa un attimo, dimmi. Per far capire la meccanica, certo. Noi che comunque abbiamo ad esempio Nervi 2, Cerebro 2, quindi due pallini bianchi, annerendolo si cancella uno di quei due bianchi? Oppure rimane uno nero più due che era il valore iniziale? No, no, si sostituisce, praticamente diventa uno nero e uno bianco. Quando dovrai tirare i dadi, perfetto, uno diventerà nero. Una cosa che poi bisogna vedere adesso in base anche a cosa Max corrompe è vedere che poteri e che cose si può sbloccare, perché effettivamente la crescita del personaggio è data dalla corruzione, quindi il vostro avvicinarvi all'oscurità e alla morte corrisponde in realtà con l'accrescimento del personaggio. Quindi cosa corrompi? Il crocifisso intagliato. Ok. Una voce nel silenzio. Perfetto, ora lui può farlo adesso, lo può fare tra un po', ma se gli è venuta un'idea possiamo farlo sin da subito. Deve inventare un piccolo potere sovrannaturale legato alla sua frase del legame, che è una voce nel silenzio. Che ci dici? Una voce nel sovrannaturale legata a una voce nel silenzio. Sì, potrebbe essere una telepatia. La mia coscienza prende forma, cioè io ho una voce che sarebbe una voce del mio subconscio, però come se venissi guidato da qualcuno. Quando devo fare una scelta, c'è questa voce che mi dice, che mi può consigliare la scelta giusta da fare al momento opportuno. Ah, ok, quindi diciamo che è una sorta di potere di evocazione, cioè tu puoi evocare una sorta di tuo, nel tuo caso tu dici un tuo io... un tuo io, come posso dire, alternativo, un'astrazione di se stesso, come una volontà esterna, diciamo che quello che diciamo che era il mio io se non fosse partito per diventare tipo esploratore e cose del genere, quindi il mio che fosse rimasto esse monaco chiuso nella sua chiesa, ok, proprio di monastero, ok, quindi una sorta di guida, esatto, una sorta di guida, sì. Perfetto, allora, tutte le volte che lui vorrà, diamogli un nome, che ne so, chiamiamolo guida spettrale. Va bene, sì, sì. Ok, lui ha annerito il legame e ogni volta che lui vorrà evocare questa guida spettrale, lui dovrà tirare l'attributo di riferimento in base alla scena, in base a quello che fa, cioè l'organo, il sangue, e poi tirerà i dadi il dado nero del suo legame, quindi... del suo legame annerito, e quindi lui può evocare questa guida e vedremo cosa succede. Ok ragazzi, proseguiamo. Stavamo dicendo bombardamento di frecce e voi che vi fiondate verso la vecchia. Una volta che arrivate là, il primo potrebbe essere Terek, in quanto ha recuperato il cavallo. O no? Io le faccio come? No, pensavo di averti perso con l'audio. Dimmi no, io le faccio cenno di salire sopra, provo a tirarla per farla salire sopra il cavallo. Lei innanzitutto col gesto, con la mano proprio ti fa un gesto come per dire non ce n'è bisogno, te la vedi che è tranquillissima, mentre intorno a voi si sta scatenando l'apocalisse, lei è tranquillissima. Dopodiché arrivate tutti lì da lei, tra virgolette, tutti di corsa, tutti affannati, e ti dice: vedi, giovane rampollo, non c'è nulla di cui temere, e ti indica e vi indica tutti quanti i fiori davanti a lei che cominciano a scuotere con mossi dal vento e cominciano a suonare tutti quanti. Lei dice: queste campanule stanno suonando, ma non le vostre. Ed effettivamente, Brenda, tu che hai la campanula infilata nel cappuccio, non ne mette alcun suono. Non c'è nulla di cui temere, e vi fa un sorriso. Ma molti altri dovrebbero invece preoccuparsi. E le chiedo, e la tua sta suonando? Lei di guara vi dice:
non ci sono campanule per signore come me. Va bene, allora da tempo che frase poetica. Dovrebbe essere la morte, dobbiamo stare a parlare con le di morte. Lei a quel punto vi guarda, lei fa sui fiori e vi dice no, dice a Terek: ah, non, mi raccomando, non ti dimenticare ciò che ti ho detto, ciò che ti ho detto poco fa. Uh-huh. Ed è in quel preciso istante che dalla stessa, anzi no, scusate, di quel preciso istante che voi sentite, ci sono le campanule che stanno suonando davanti a voi, scusate, stavo pensando ad altro, e stanno suonando davanti a voi, tranne le vostre, e sentite in lontananza un campanile che suona, che echeggia nella notte, fortissimo. Fuori dalla rocca ci sono i rumori dell'assedio, sentite le frecce, sentite le grida degli uomini che stanno salendo e risalendo la rocca. Voi siete da dentro, non vedete nulla, vedete soltanto le frecce che si abbattono sulla piazza. Ma voi sentite, ed è una cosa che soprattutto a te, Terek, fa gelare il sangue delle vene, tu senti questa campana che suona nella notte. Non è il vostro campanile, non è il castello di Bled, ma proviene dal lago, proviene da lontano. Io mi giro verso Terek e lo guardo e dico: che storia? Che cosa ti ha detto riguardo alle campane, al campanile? Non ci sto capendo nulla. Ma ora siamo sotto assedio, prima di tutto pensiamo a ripararci. Faccio io ho un posto qua e faccio cenno alla signora di salire. Lei ti dice... No, la signora Brenda, voglio dire. Ah, sorry. Salgo sul cavallo. Ok. Carpe diem. Ok, lui dice... la tizia vi dice... Ricordatevi, tutti... credono nelle leggende. Tra parentesi, il Medioevo è la superstizione, è realtà. La superstizione è la realtà, non è una cosa che alcuni ci, non esistevano troppi scettici all'epoca. Lei vi dice: ricordatevi, tutti credono alle leggende, ai miti, alle tradizioni, ma solo pochi le vivono davvero. Ed è in quel preciso istante come se calasse una maschera, come se finalmente lei si liberasse. Da un peso anche che aveva nel dialogo con voi, scompare, cioè lei svanisce e il suo mantello si, come svuotato da qualcosa che prima lo sorreggeva e adesso non c'è più, puff. Ma tipo Obi-Wan? Sì, assolutamente così, scompare davanti a voi, le campanule continuano a vibrare, ma lei scompare. Mo ci scoruba pure i soldi che c'aveva là nella bancarella. Ragazza. Ok, ragazzi, cosa fate? Sentite le urla degli uomini? Io cerco un riparo, una struttura, un edificio e sfreccio. Ma io li guardo, dico, appena sta una persona davanti a noi, ma che sta succedendo? Sta stando attento a non calpestare nessuno col cavallo, magari. Sì, ragazzi, la cosa sta assumendo dei lati... Già i fiori che suonavano erano una roba abbastanza inquietante, ma questo è definitivamente il segnale che qualcosa sta andando veramente male. Io faccio a Nicolas, ne parleremo dopo, ora cerchiamo un riparo. Va bene, ma voglio saperne di più. Sono d'accordo, troviamo subito un riparo e capiamo cosa sta succedendo, soprattutto le persone ne spariscono davanti a altre persone come se nulla fosse. Ok, ragazzi, quindi cercate un riparo. Io direi che la cosa più vicina che possa assomigliare a un riparo sono le case, sono state totalmente chiuse. Comunque anche gli abitanti del borgo durante la festa si sono, non dico barricati, ma si sono comunque chiusi. Quindi per entrare in abitazione dovresti in un qualche modo tipo forzarla. Ma potete tranquillamente ripararvi tramite i vicoli o le verande o in qualche modo i tetti spioventi che creano un riparo appunto lì nel borgo, quindi vi fiondate in un vicolo, tanto il sistema di guardie è completamente saltato, si stanno preparando a difendersi e vi infilate in un vicolo. Ma è qui che... no, dimmi pure Francesco. No, ho un'idea, perché comunque noi siamo monaci, quindi certo. Presuppongo che ci sia anche lì una chiesa, comunque una parrocchia, qualcosa... Certo, sì. Ah, prego. Andare a chiedere subito ospitalità lì, nel momento del bisogno, dove sono gli apostoli di Nostro Signore. Certo, no, io vi davo la soluzione più vicina, perfetto. Tu intendi dirigerti quindi alla chiesa? Sì, ovvio. Perfetto.
Lo seguite, Stati Uniti? Sì, intendi pure. Andiamo in chiesa, li troveremo sicuramente in riparo. Ok. Ok, vedo se c'è una chiesa nei paraggi, se non resto nel vicolo. Sì, c'è proprio la classica chiesa che dà sulla piazza del borgo, quindi proprio è lì. Ah, ok, allora andiamo lì. Ok, neanche a farlo apposta, ovviamente, le porte della chiesa sono sbarrate, e nel momento in cui voi arrivate e chiedete asilo, tu senti, sia Oros che Nicolas, sentite un monaco dall'altra parte che vi dice «La città è sotto assedio!» trovatevi un riparo, la chiesa di nostro signore non può ospitare tutti quanti, dovete cercare un riparo nei vicoli o presso le vostre abitazioni. Ma quali tutti quanti? Siamo qui, siamo fratelli, siamo anche noi dei monaci, e presto aprici oppure ci uccideranno qui fuori. Ok, vedi che lui tipo apre uno spiraglio microscopico del portone, vede effettivamente le vostre tuniche e quant'altro, e dice: vabbè, voi quattro entrate. E a un certo punto apre la porta, quanto basta per farvi entrare, e chiude subito dopo il portone. Lo sbarrano completamente, avete le persone dietro di voi che si riversano verso la chiesa, cominciano a sbattere i pugni. Fateci entrare, ci ammazzeranno tutti! Insomma, il caos... A questo punto sono io che mi metto la porta. Qui è tutto pieno, stiamo cercando di non c'è posto, nascondetevi! Ecco, effettivamente però il monaco non mentiva. La chiesa è effettivamente gremita di persone, perché... è stata anche la pensata che in molti hanno avuto durante l'attacco. Quindi effettivamente dentro la situazione non è proprio delle migliori. Però insomma, non è stato proprio carino da parte loro sbarrare fuori tutti gli altri. Non possiamo rimanere qui. Dobbiamo fare qualcosa. Padre, c'è un passaggio qui sotto. C'è una necropoli. Una strada che possiamo utilizzare per uscire da questo posto. Tu parli con uno col monaco che vi ha aperto, sì. Con uno dei tre preti, uguale. Sì. Lui tipo vi guarda e vi dice, ti dice, dunque, ma perché? Insomma, dovremmo semplicemente resistere all'attacco. E se prenderanno la città? Allora io non voglio essere usurpata da un uomo di un'altra nazione. Allora solo nostro signore potrà proteggerci in questo caso. Nel momento che siete lì, vedete che un monaco si avvicina a questo qua che vi ha aperto, un altro, e sussurra nell'orecchio qualcosa a questo che avete davanti. E la sua reazione si volta di scatto e dice: cosa? Le campane di San Martino suonano? E l'altro tipo annuisce con una faccia terrorizzata, è pallido e sta sudando. E lui dice: cosa hanno suonato le campane di San Martino? Mi avvicino e faccio: ma state parlando di dei campanili delle leggende senza campane? Vedi che questo tipo... quale eresia tu stai... Insomma, sta balbettando e si volta, guarda, Oros e Nicola si dice: voi due fratelli... chi state portando in giro? Con chi vi mischiate? Non lo so, l'ho conosciuto la festa, non l'ho mai visto prima. Io una faccio, festa? Ma perché ti allarmi così tanto? Sentite, l'altro monaco lo guarda, gli sussurra un'altra cosa, lui ci pensa e dice: vabbè, sentite, venite con me, non so chi diavolo siate, non so perché siete a conoscenza di certe cose, ma venite con me. Dopodiché lui si allontana, si completamente disinteressa della calca e del casino nella chiesa e va verso la parte, diciamo, la parte privata della chiesa con gli appartamenti e quant'altro. Corro dentro, lo seguo, a passo scherzo. Dentro, ragazzi, vedete persone veramente disparate, feriti, anche morti che sono stati trascinati dentro la chiesa proprio con ancora le frecce conficcate nel corpo. Oros, tu cosa fai, qualcosa? Te lo chiedo perché non ti vedo e allora non so se vuoi intervenire. No, io la cosa che mi era venuta in mente era quella di chiedere se c'era la possibilità di andare a Groboli per poter scappare, perché l'idea mia era convincere i preti a aprire quella porta e fare in modo che
fa entrare la gente dentro per mandarla fuori dalla città tramite quel tunnel in modo che sopravvivessero. Però vedete che il prete vi ok, adesso vediamo. Il prete vi prende da parte e vi dice: ditemi tutto quello che sapete su questa faccenda. Ma non so niente di specifico, sono solo leggende metropolitane. Ok. Piuttosto, sì. Dici tu se sai qualcosa in più, sono curioso. L'unica cosa che sappiamo qui è che Duca Ferdinando è ossessionato dal suono di quelle campane. E da quando è reggente di questo castello e di quelle delle sue terre, è la prima volta che ciò avviene. E intanto sentite, oltre i rumori della battaglia, ancora quella campana che suona. Quindi si trova nel lago questo campanile? Sì, proprio nell'isola, al centro del lago. Ma di grazia, di cosa parla questa leggenda di cui continuate a discutere? E amico al cavaliere senza macchie e senza paura. Ma io ho la leggenda narra che in queste terre ci sia un campanile senza campana, e il quale chi lo raggiunge può esaudire un desiderio. Ma se le campane suonano, come possono non esistere? Ma infatti è solo una leggenda. Forse sono i nostri occhi che non sono in grado di vedere. Anche. Come sarei curiosa di poter svolgere. Siamo arrivati tutti insieme. Soprattutto di uscire di qui. Cosa, Francesco? Dico, come guardando Tarek, come siete venuti a conoscenza di questa leggenda? Siamo arrivati tutti insieme qui. Le leggende, io sono un cantastorie, ne ho sentite di tutti i colori. Mi sembrate vestito come un cantastorie. A questo punto il monaco vi guarda e vi dice: poi vinto l'Enalotto. Il monaco vi dice: guardate, io non ho problemi ormai, la città è sotto assedio e non ho più remore, sono costretto a in un qualche modo affidarmi anche a persone come voi che non ho mai visto prima. Se volete uscire dalla città, io conosco un metodo per farlo. Ma io temo e ho paura di ciò che il Duca vuole, di ciò che Duca è. Un uomo che ha dei lati molto scuri, e è un uomo malvagio, e io lo percepisco ovviamente avendo visto ciò che lui fa nel suo castello. Se voi volete raggiungere... è veramente malvagio. Solamente ferito. Non condivido questa visione. Tuttavia, se voi volete uscire dalla città per un assurdo, qualsiasi assurdo motivo, io posso dirvi come farlo. E se siete interessati anche voi a quella campana, vi chiederei di raggiungerla, perché sono sicuro che da un momento all'altro anche il Duca lo farà. E io... in quel caso, che Dio ci aiuti, insomma. Se voi potete in un qualche modo fermarlo o capire di più sul suo conto, ve ne sarei eternamente grato. Io guardo il monaco e il prete e dico: ma perché? Cosa fanno quelle campane nello specifico? Perché tutta questa importanza a queste campane inesistenti che ora stanno comunque suonando? Pare che per una qualche leggenda assurda e blasfema, ovviamente, tramandata senza ombra di dubbio dal demonio che serpeggia in queste terre, chi dovesse raggiungere quella campana, che non esiste, perché quel campanile è vuoto e non ha mai suonato, e sono assolutamente convinto che questo suono non provenga da quello, potrebbe essere la parrocchia di, e cito, un villaggio vicino. Ma se qualcuno dovesse raggiungere quel campanile prima dell'alba, potrebbe esprimere un desiderio. Io mi tocco il braccio con la fasciatura dove so che c'è l'infezione in corso, lo guardo e faccio qualsiasi desiderio. Fratello, non starei mica pensando che questo possa essere vero. No, il nostro signore non lo vorrebbe mai, però
la tentazione è forte, lo sai, il fratello, la carne è debole. Comunque, già, bisogna fermare quest'uomo. Andiamo, andiamo, no, non c'è tempo da perdere. È una missione per il Signore. Ve lo ripeto, vi dirò la strada per uscire dalla città. Mi sembra una missione suicida, ma se come vedo siete interessati a quella campana, vi chiedo con tutto il mio corpo e tutta la mia fede di fermare quell'uomo. Doveste incontrarlo. Siamo in missione per Dio. Ah, ecco le parole che volevo sentirmi dire. Ok, a questo punto vi fa cenno di seguirlo e vi conduce effettivamente in quella che era stata prima ipotizzata, ovvero nella cripta della chiesa. Ok, ragazzi. Nel frattempo io provo a chiedergli sì. Cos'è che fa il duca Ferdinando nel suo castello? Lui ti dice: non vorrei rispondere a questa domanda, ma diciamo brevemente, senza scendere in dettagli che per me sono irripetibili, diciamo che è un uomo che soddisfa i suoi istinti nei metodi più malvagi, è un uomo che tortura le persone e che è alla costante ricerca di ciò che è diabolico, di ciò che è sovrannaturale. È un uomo che è alla costante ricerca di leggende, di profezie da avverare. Ed è così pericoloso che lui possa raggiungere questa campana? Cosa può fare e ottenere la campana che già non potrebbe avere con i suoi mezzi? Non ne ho idea, ma è un uomo che si abbandona a rituali blasfemi, a esoterismi... esoterismi di cui io ignoro persino la natura e io non voglio che quest'uomo possa in un qualche modo neanche avvicinarsi a un luogo del genere. Forse hanno fatto bene ad attaccare allora il borgo. Vedi che lui, sì, insomma. forse i buoni sono quelli che hanno attaccato. Non ho idea. Forza di qua. A questo punto vi passa delle torce e vi fa passare per un tunnel. Un tunnel che scende nella roccia sottostante la chiesa e vi dice: seguitelo fino in fondo, senza mai voltarvi. Cambiare strada, scenderete per delle scale, ma la strada è sempre dritta, fino a quando non sbucherete alla base della roccia. Cambiare strada significa perdersi nelle catacombe. Vi sconsiglio di farlo. Qui mi rivolgo al padre prima di che andiamo. Sì. So che c'è un disegno del nostro Signore per qualsiasi cosa, ma nel caso in cui vedi ti trovaste in difficoltà e che subentra la paura che possano morire tutte le persone che avete accolto in chiesa, cercate di mandarle via. Certo, faremo di tutto per proteggerle. Anche una singola regola, non è niente senza il pastore che la guida. Certo, sono ovviamente d'accordo con te. Ok, vi passa le torce e vi praticamente chiuderà il passaggio dietro di voi. Prego ragazzi, se volete anche commentare l'accaduto, prego. Io mi sto muovendo sempre svelta per uscire da questo posto e raggiungere le campane. Non ho tempo da perdere. Ok, ragazzi, voi attraversate completamente queste cripte, questo tunnel molto basso. Voi lo dovete fare praticamente rannicchiati. Sarà alto 1,60 m, grosso modo, come altezza, molto stretto. E come vi diceva il monaco, di tanto in tanto ci sono delle deviazioni che vi fanno inoltrare nelle catacombe. Continuate sempre dritti e dopo numerosi scale a chiocciola, ovviamente tutte scavate nella terra, quindi siete completamente al chiuso, raggiungete l'uscita. L'uscita che è, esce dalla roccia, quindi dal masso su cui si regge il castello, e si ricollega a un sentiero particolarmente
è abbastanza nascosto, è comunque un sentiero battuto, abbastanza largo, potrebbero passarci anche dei cavalli volendo, però è abbastanza nascosto tra la vegetazione e nella foresta. Siete in poche parole dall'altra parte rispetto al sentiero che vi ha condotto al castello, siete scesi dall'altra parte e lì effettivamente il sentiero scende e va verso le rive del lago. Quindi scendete dalla parete rocciosa, vi immergete nella foresta e davanti a voi appunto si scende questo sentiero. Okay. Si sente ancora il rumore delle campane? No, ha smesso da un po'. A un certo punto, ragazzi, è proprio in questo momento che alle vostre spalle, ovvero da sopra, come sentite un rumore di cavalli che vengono nella vostra direzione, stanno scendendo dal sentiero. Cosa fa? Forza o camminando piano? Sì. Come? Ah, no, al galoppo. Ok, mi scanso. Il mio pensiero invece, appena comincio a sentire i primi zoccoli, è: io voglio arrivare a quella campana. Io sono una guastatrice. Certo. Che come hai detto tu è un trappoliere. E quindi esatto. Posso fare le trappole, giusto? Esatto, sei un sabotatore. Perfetto. Non abbiamo nessun'arma con noi. Sì, no, come dicevo prima, l'equipaggiamento è abbastanza... Dato che a livello di tiri, di dadi, non è considerato, potete avere un pugnale. Ad esempio io come virtù ho tiratore, sentinella e falconiere. Perfetto. Ah, giusto, cosa... un falcone. Ah, ce l'ho proprio già... Sì, di assolutamente base. Sì. Cioè che è sempre stato con me finora, diciamo. Certo, sì. Solo tu non te ne eri accorto, noi l'abbiamo sempre visto. Ah sì, gli devi da pure di mangiare perché un po' che non fa mangiare. Direi che è una campanula anche per lui, dice, a sto punto. Vabbè, tanto ne avevo una in più, quella che Cisco ha dato a Brenda. Quindi tu, è molto probabile che tu abbia o un arco, molto probabile, e un'arma, un pugnale, una spada. Quindi il tiratore, diciamo, è come se comportasse avere un arco, possiamo metterla certo, così. Certo. Ma proponetemi pure anche equipaggiamenti che è sensato che voi abbiate. Non ho, e sentinella non... invece cosa significa? Sentinella invece è la capacità di utilizzare i sensi, la capacità di... stare allerta, diciamo. Esatto. Vai Brenda. Tiro sul mio gonnone, di quelli pomposi dell'epoca. Sì. E stacco da sotto alla gonna una lunghissima corda. Perfetto. Leggo la corda a un albero. Sì. La tiro sul sentiero. Sì. Chiedo al monaco di aiutarmi a tirarla più forte che può. E sì. Leggo la corda in modo da fare una trappola per i cavalli. Ma che stai facendo? Magari sono solo civili che stanno scappando. No. Bisogna, carissimi, le probabilità che siano civili e scappano a cavallo sono molto poche e non voglio perdere l'occasione di arrivare a quella campana. Saranno delle guardie che scappano comunque. Ti senti un attimo gelare il sangue, perché quando ti dico che non voglio, che voglio arrivare per prima a quella campana, ti fa indurre a pensare che io farei la stessa cosa anche con te in questo momento. Certo, sì. Okay? Se fossi girato di spalle. Sì, e aggiungo una cosa, che ciò che ha appena detto la condividete anche abbastanza anche voi. Non avete idea di come funzioni questa cosa del desiderio, non avete neanche idea se sia reale. Magari, che ne so, ce n'è uno per tutti, chi lo sa, ma se ce ne fosse solo uno per uno di voi, sareste tutti quanti della sua idea. Questa è la base di Memento Mori. La vita è pura bellezza, accolta prontamente, senza rimpianti. Ah, e vuoi usare Carpe Diem, quindi mi fai capire. Non so come funziona, ma va bene. Funziona esattamente così, ovvero tu hai Carpe Diem come frase chiave, giusto? Sì. Perfetto. Se tu riesci a incastrare Carpe Diem all'interno della narrazione, tu quindi sei una persona che ha questo dono della prontezza. Perfetto. Puoi aggiungere... questo è quello che ho fatto prontamente. Leggo la corda, preparo la trappola e quando il cantastorie mi cerca di farmi cambiare idea, lo guardo e gli dico: ricorda, cavaliere, la vita è pura bellezza e va colta prontamente, senza rimpianti. Ed è quel momento che stringe il nodo definitivo. Allora, io direi che uso viscere, in cui faccio schifo, però è una cosa piuttosto una vita per se stessi,
sì, ci sta. Ci fa cagare, però devo usare questa, dai. E poi uso la virtù guastatrice, quindi tiro un altro dado. Esatto. Poi ci puoi aggiungere Carpe Diem, che sono altri due bianchi. Uso Carpe Diem, che sono due bianchi. E poi devi aggiungere i tre dadi del sangue, che ci sono per ogni tiro. Nel tuo caso sono tre neri, secondo me. Ok, intanto tiro 4 di 6 bianchi. Vai. Quindi i legami e le virtù, diciamo, dobbiamo tirarli in ballo quando c'è da fare un tiro, sostanzialmente. Certo, certo. Okay, sono anche nella narrazione. Sì, praticamente, oddio, hai fatto un risultato assurdo. Che stessa di uno. Praticamente sì, ti aiutano sia quando fai il personaggio a descrivere il suo background che poi a portarlo in gioco. Ah, va bene, ho capito. Allora, lui ha fatto, tu hai fatto, correggimi se sbaglio, 2-5 bianchi. Sì, e 2-1 neri, 0. Perfetto, hai fatto 0. Hai fatto 0. Ora, cosa accade, ragazzi? Che lui tende questa corda. Tende questa corda che è, diciamo, è abbastanza bassa come altezza, in mezzo al sentiero. E... quindi se voi ovviamente non lo fermate, prepara questa sorta di trappola. Dal sentiero arrivano i cavalli. Vi dico che poco prima che loro incontrino la trappola di Brenda, li riconoscete e vedete che sono 5 uomini a cavallo, di cui 4 sono sicuramente guardie. Sono sicuramente guardie perché hanno proprio le effigie, i simboli della casata, del ducato di Ferdinando. E poi c'è un uomo con abiti nobiliari e lui è coperto da una cappa nera da viaggio, bella pesante, che lo protegge dal freddo. Ma sotto di lui vedete che ha degli abiti molto sfarzosi, molto appariscenti anche, colorati, insomma, non di un uomo comune. E lui è al centro del manipolo, quindi i 4 uomini a cavallo gli sono praticamente sui lati e lui è al centro di questo manipolo, stanno cavalcando a tutta velocità. Ditemi se volete fare qualsiasi cosa prima che loro arrivino sulla trappola di Brenda. Riesco a riconoscere le partenze dell'uomo in questione, non dei soldati? No, non l'avete mai visto. Io non ho manco visto Brenda fare la trappola. No, 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 l'avete vista come? Ve l'ha fatta davanti. No, 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 ditemi se voi volete tra virgolette. Allora, io faccio così, ma non so se Ferdinando è veramente così crudele come me se l'ho descritto, però la campana interessa anche a me, poi voglio vederci chiaro sulla natura di Ferdinando, quindi visto che non hai preparato una trappola mortale ti aiuterò. Allora mando il mio falco a, diciamo, a distrarli per così magari cascano nella trappola senza accorgersene, insomma. Ah, ok, proprio tu gli lanci il falco, diciamo, sì, contro, che cerchi un attimo di per accecarli, per distrarli come un pollo. Ok, Pokémon lo lancio. Oros e invece Nicolas? Io ragiono e penso. Sì, sì. Se la trappola funziona, noi abbiamo cavalli, dobbiamo rubare i cavalli. Se rubiamo i cavalli possiamo arrivare prima alla campana. Non ho nulla in contrario. Ok, Nicolas? È contro la mia etica. Sì, ok, però... io l'unica cosa che desidero adesso è raggiungere quella campana per poter esprimere il desiderio di rimanere in vita. Quindi praticamente sto guardando la situazione, tengo il pugnale con la mano destra abbastanza aperto, dovessi sgozzare qualcuno delle guardie, essere pronto, oppure addirittura conficcarlo nella schiena di uno dei miei compagni. Quello che importa è solamente arrivare lì e esprimere il desiderio, avere salva la vita. Ok, perfetto ragazzi, allora succede questo. Facciamo così, Terek, magari fai un test col falconiere, magari ti va bene e si ottiene qualcosa di particolarmente sangue, positivo. Più viscere, più virtù? Sì, ci può stare. E i vincenti non scappano mai, può contare?
Così così. Ma sì, dato che siamo in live, facciamole entrare queste cose così più o meno. Vediamole in circa come funziona. E prima quanti danni abbiamo preso durante la freccia? Quante corruzioni al sangue? Uno o due? Dovreste essere, secondo me, tutti e tre, tranne Oros, che esatto, ne ha preso uno in più. Quindi tre neri e sei bianchi. Vai. Sono un po' permissivo, così vediamo un po' le meccaniche. Ma la madonna. Ciaone. Opla. Allora, ne ha fatti quattro coi bianchi e ne ha fatto uno col nero. È un, giusto? C'è un successo con fallimento col nero. È un uno. Quindi ne hai fatti quattro. 3-4, sì. Perfetto. Allora, il falcone praticamente tu lo lanci, gli ordini semplicemente, ovviamente... non è che sia un famiglio, è una cosa comunque realistica, non è un famiglio fantasy. Tu semplicemente gli dai indicazione della direzione, insomma, un comando semplice. Lui si proprio passa attraverso i cinque uomini, che ovviamente mentre sono al galoppo si confondono, hanno un attimo di confusione. Poi il falcone vedi che parte, vola e poi ti si ricongiungerà dopo. Hai avuto un ottimo tempismo perché lo fai esattamente pochi istanti prima in cui loro dell'impatto con la trappola, che potessero notare la trappola, sì. Esatto, ed è lì che avviene. Ora, Brenda, la tua trappola dall'alto dei tuoi zero successi non è proprio è legata un po' lentina, diciamo. Non parli di personaggio, ti prego. Esatto, non è esattamente una meraviglia di ingegneria, però diciamo questo, che i primi due uomini del manipolo, distratti dal falcone lanciato, colpiscono la trappola e vedi che i cavalli proprio rovinano a terra e loro vengono totalmente disarcionati. I tre uomini rimanenti, quindi quello centrale e gli altri due, in un qualche modo si accorgono della trappola, ma la trappola è stata distrutta, attivata, non è più attiva, e quindi si fermano poco più avanti rispetto agli uomini disarcionati, sguainano le spade e si mettono in posizione, cominciano a voltarsi a 360 gradi guardando la foresta e dicendo «Che diavolo sta succedendo? Chi ha piazzato una diavoleria del genere?» E anche loro sono un attimo nel caos perché non stanno capendo esattamente cosa è successo. La corsa l'avete interrotta. Ditemi cosa fate. Avete due cavalli stramazzati a terra, due persone stramazzate a terra, probabilmente si sono fatte anche parecchio male perché cadere da cavallo in corsa non è simpatico, e altre tre che si stanno guardando intorno, stanno aiutando, si stanno un attimo ricomponendo. Ferdinando è tra quelle in piedi o tra quelle per terra? Vabbè, Ferdinando l'hai detto tu. Il tizio vestito diversamente dalle guardie. Sgamatissimo. Ah no, lui è in piedi. Ok. Lui è in piedi. Anzi, che fanno? Cioè, si guardano intorno per cercare di capire cosa sta succedendo, o sono aggressivi o sono passivi? No, lui, anzi, giusto, lui, la figura centrale, è lui che dà ordini, e quindi tipo dice robe del tipo «Forza, aiutateli! Dobbiamo, se sono in grado di cavalcare, dobbiamo raggiungere il campanile, forza!» E io... quindi si stanno aiutando. Ci sono degli alberi? Comincio io, perché qua non c'è iniziativa, ragazzi. Ci sono degli alberi? Assolutamente sì, siete immersi nella foresta. Immersi nella foresta? Sì. Allora io voglio furtivamente salire su uno di questi alberi. Ok. Tagliare uno dei rami. Sì. E farglielo cadere in testa. Ma come lo taglio i rami? Tu pensi, tiro giù dalla gonna e tiro fuori una piccola... sai di quelle lame che si arrotolano? Tipo seghe, però si possono arrotolare. E comincio a segare l'albero. Beh... O hai una spada corta, dico. No, c'ho questo ciusco. Ah, ok, va bene, va bene. Ok. Quindi tu vuoi creare una cosa di questo tipo. È tipo un filo metallico molto ruvido. Ok, però un ramo cascato non è un... Magari gli do fastidio, così cominciamo a fare qualcosa. Ah, no, ok, se vuoi intanto approcciare... No, però mi interessa anche sapere gli altri cosa intendono fare, perché a questo punto dovete decidere se...
o uscire allo scoperto oppure no. Poi potreste anche cogliere il vantaggio che vi siete creati, eh? Potreste anche... non siete stati rilevati. E come si chiamava il prete dell'abbazia della chiesa di sopra? Boh, inventiamoci un nome. Roderick. Perfetto. Io esco fuori proprio in mezzo a loro e faccio: oddio, cosa sta succedendo? Padre Roderick mi ha mandato qui a vedere cosa stava succedendo alla chiesa. Cosa succede? State bene? Ok, allora fallo, ma mi serve un test di viscere per testare. Qualsiasi abilità, skill, carismatica che hai, puoi metterla. Allora, direi in questa falsificatore. Oddio, sì. Diciamo che nel tuo caso ci potrebbe stare benissimo, perché sei anche un finto monaco, quindi... Perfetto. Quindi, allora, ci metto ecclesiastico, falsificatore... E puoi solo mettere una virtù per volta. Ok, quindi allora, una delle, falsificatore. Sì, falsificatore. Il ciarniero, ci metto il nome. Sì, assolutamente sì. Ok, perfetto. Quindi sono 2 di viscere sono 4 e 3 di sangue. Sì, neri. Ok, allora vediamo un po'. Vediamo bene. Dai, grande. 2-6 col primo tiro. Vediamo bene. E ottimo. Ok, 2 successi. Va bene. Tu salti fuori, vedi che quest'uomo... Allora, è notte, è freddo, siete tutti bardati. È difficile anche riconoscersi. Questo qua ti guarda e ti dice: padre Roderick ti ha mandato. Ma da dove sbuchi? Lui a questo punto si avvicina da te col cavallo, si toglie il cappuccio e vedete che è Ferdinando, ovviamente sgamatissimo, e ti dice: ma ti rendi conto che davanti al duca mentire in questo modo non è assolutamente consentito e appropriato? E ti si pone davanti. Mio buon signore, non mi permetterei mai io di mentirle, non l'avevo riconosciuta, mi perdono, ho visto gli uomini in difficoltà e mi sono accorso a vedere cosa stava succedendo, mi stavo recando verso l'abbazia del lago a vedere cosa succedeva, perché sappiamo bene tutti che non ci sono campane lì, ma sta provenendo un suono di campane. Nel frattempo io prendo l'arco e lo tengo, diciamo, tirato verso Ferdinando. Sì, intanto c'è il ramo, il famoso ramo. Ok, allora, tra parentesi ragazzi, così vi dico una piccola meccanica. In qualche modo Francesco vi sta creando una situazione di vantaggio, se voi vorreste assalire o fare qualsiasi cosa contro Ferdinando e i suoi uomini. Significa che qualsiasi tiro voi fate, la soglia di successo si abbassa. Quindi... anziché fare successi col 5 e il 6, lo potreste fare col 4, addirittura col 3. Vediamo un po' com'è la situazione. Lui chiama una delle guardie. Ah, tra l'altro, Oros, se vuoi fare qualcosa, dimmelo. No, guarda, io per adesso mi limito a guardare, perché sto pensando di o di proseguire, perché comunque sia, intanto loro che hanno il tambusto, io me ne proseguo da solo verso la campana. Ah. Ciaone. Cioè, proprio tra arti, falconi, rami. L'attentato. Aspetta, cosa ha detto? Che se ne va verso la campana? Esatto. Cioè, noi siamo a fare l'attentato nazionalista serbo e lui se ne va, capito? Ha capito tutto, ragazzi. Pacca sulla spalla. Più o meno la prima guerra mondiale più o meno è partita così, mi sembra, esatto, no? Esatto. Ok, quindi anticipiamo di qualcosa. Ti tengo in stand by o tu parti? No, tengo d'occhio la situazione. Voglio dire, più che altro tengo d'occhio per provare a vedere se c'è un cavallo incustodito. Allora, diciamo che ci sono i due uomini che si stanno rialzando e non sono in sella in questo momento. Però significa che tu vai lì, boh, glielo freghi e dovresti fregarglielo e partire. Ti ragiono un attimo, io so comunque non sono a livello fisico io non sono all'altezza dei soldati. Ok, tu forse sì. Tu forse dei quattro forse sei quello più preparato. Mi ricordo che Horus è questo monaco gigantesco, brutale. Spalle larghe ti chiami?
Eh sì. Se non ricordo male. Spada laser, mi chiamo? No, spalle larghe. Quello è un altro personaggio, quello mi sa. Ok, ragazzi, a questo punto una delle guardie si avvicina a Nicolas e dice: una delle guardie è una di quelle due che dovevo attenzionare io per il cavallo? No, no, una delle altre due. Ok. Si avvicina a Nicolas e dice: eppure io non ti ho mai visto da queste parti. Sono Sei veramente. Ah. Inizio, ero ancora in chiesa e Monsignore non mi fa uscire tanto. Prego e lavoro tutto il giorno. Questo devo ancora temprare il mio spirito. Duca, che facciamo con questo monaco? Ferdinando, tipo, è un uomo. Tra l'altro, appuntito, i suoi lineamenti sono. Non so come dire. È un cliché, però è il classico duca cattivo, il naso a punta, gli occhi sottili, i capelli lunghi, biondi, ma sono un colore ormai sbiadito, unti sulla faccia, no? Lui ti guarda, esatto, ti guarda e ti dice, nel viaggio che mi sta portando a quel campanile forse un uomo di fede potrebbe farci comodo. Ci vedi che si guardano e ti dice, va bene, il tuo duca ti ordina di venire con noi. Ma certo, mio signore, bisogna stare attenti ai briganti per la strada, ce ne sono parecchi. E vedete che quella merda di Nicolas viene invitato a salire a cavallo con uno di loro. Nel frattempo io guardo cosa sta facendo Brenda. Ah no, Brenda sta segando un ramo. Ok, Brenda, siamo a te. Oh, ora. Io adesso parto con la super action, sei pronto? Ok, tu io non sono fatto per questi giochi, lasciami mettere un po' di... Voglio capire una roba, tu con questo ramo vuoi generare una sorta di... Allora, l'idea, il piano geniale, ok? Sì. Che i piani di Brenda... Sono tutti geniali. No, si basano sempre sul cogliere l'attimo, ok? Certo. Quindi creare l'opportunità per poi fare qualcosa. Ok, esatto, voglio sapere questo, tu non li vuoi nella testa di Brenda, nella testa di Brenda, ok? Lei sì. Vuole creare... Una situazione per il quale ci sia del caos che lei di cui lei può approfittarne. Certo. Il ramo può essere un'occasione in più perché ora lui li ha calmati e potrebbe essere un'altra occasione. Certo che potrebbe essere un'occasione per il ladro da attaccare, per me di fiondarmi su un cavallo e piantargli il tacco nell'occhio di una delle Perfetto, guardie e fargli il cavallo e correre. Può essere tante cose. Chiaro. Volevo sapere esattamente questo, se era una tua azione per, tra virgolette, tramortirli o se era per creare scompiglio. Perfetto, va benissimo. Allora vai, potresti fare praticamente un test quasi identico a quello di prima. No, ti dico di più. Stavolta vai. Uso cerebro, ok? Perfetto, ci sta. Uso guastatrice. Sì. Ok, e ti dico questo. Con mano lesta, Brenda sega il ramo sopra le loro teste. Perfetto. E cerca di farglielo cadere in testa. Farlo cadere in mezzo a loro, quindi tiro un dado in più per mano lesta. Perfetto. Ok, quindi ti tiro qua. Ok, ti aggiungo una cosa. La mossa di Nicolas di imbonirseli ti crea vantaggio, quindi hai detto tutti prima. I quattro sono successi, anche i quattro. Io faccio due successi con i bianchi, tiro vai con i neri. Dadi neri, scusami ma devo... Sono tre i dadi neri, sicuramente. Ancora tre di sei. Vai. Perfetto, eccoci qua. Ora, ancora una volta, hai fatto due successi con i bianchi, hai fatto un successo con i neri, quindi tre, e poi hai fatto un successo critico, hai fatto sei successi. Ok. Il successo critico ti fa annerire il sangue, che se non mi sbaglio sei costretto a cancellarti con la gomma e ad annerire qualcos'altro. Ok, io annerisco, ti do due possibilità, Master. Vai. Una è Madre Isabella, che sì. Dice la verità ad ogni costo. Perfetto. Ok, che cos'è la verità? Allora, questo è un... Imperscrutabile. Okay. E quindi vorrei poter diventare invisibile. Altrimenti... Figo. Altrimenti sì. Potrei usare il Carpe Diem che dice che cos'è che diceva? Un uomo ricoperto. No? Sì, è un sogno ricorrente, un incubo ricorrente. Esatto, la prepercezione, cioè riuscire a vedere leggermente nel futuro e ad agire leggermente in anticipo su Carpe Diem, cogliere l'attimo.
Allora, ti dico una roba, visto che i poteri temporali sono sempre un bordello allucinante. Ok, invisibilità. E tendono a, esatto, tendono a diventare un po' OP, ti proporrei l'invisibilità. Invisibilità. Perfetto, fichissimo. Quindi vale. Tenerisci un punto della, di quella realtà, sì. Mi raccomando, e ti segni il potere di invisibilità. Perfetto, wow. Ragazzi. Il ramo, abbiamo un quarto d'ora, vero Francesco? Va bene? Sì, vai tranquillo. Andre, non ti preoccupare. Ok, vai, io cerco di mantenermi come hai detto tu. Ok, cade il ramo, ragazzi, cade il ramo sopra le guardie e effettivamente ciò che voleva fare Brenda si realizza, ovvero il ramo, che era particolarmente lungo, divide le guardie in due gruppi, diciamo, colpisce tipo magari un cavallo che imbizzarrisce, una guardia cade, insomma, crea veramente un po' lo scompiglio nella scena. Ora, tutti quanti, qualsiasi azione voi facciate nei confronti delle guardie, avete un doppio vantaggio, significa che entrano anche i tre, perché non solo loro erano distratti da Nicholas, ma adesso questa cosa del ramo li sta completamente spiazzando, cioè loro sono totalmente impreparati a quello che sta avvenendo. Quindi prego. Io, scusate ragazzi, ma voglio fare una scena, secondo me è fighissima. Vai. Allora, cade questo ramo, ok, io quindi vedo tutto quanto, inizio a urlare: oddio, briganti, briganti! Sfrutto l'occasione per andare a nascondermi come se fossi terrorizzato dietro al Duca Ferdinando, ok? E quando praticamente gli sono dietro e vedo che le guardie stanno fissando solamente l'albero, gli tappo la bocca e gli infilo il coltello nella schiena. Sbam! Ok. Quindi, diciamo che tu, che sei a cavallo con una delle guardie, appena passi vicino al Duca, lo attacchi quando meno se lo aspetta. Diciamo, penso che comunque stavamo parlando, erano... Sì, sì, siete lì, sei lì. Non erano tutti quanti a cavallo, io non me l'ero immaginata, sì, che sì, c'erano, sì, sì, il Duca con due guardie a terra, stavano raccogliendo gli altri... Sì, assolutamente sì. Scivolo proprio dietro, gli tappo la bocca per non fare rumore, e quando tutti sono distratti dalla situazione... Lo finisco. Ah, ok, ditemi tutti quanti, giro d'azioni. Partiamo da Brenda. Allora, sei sull'albero. Io sei mi sull'albero. Lancio immediatamente su uno dei cavalli dei tizi, in modo da cadere in sella insieme a uno di quei cavalieri, e se posso anche ammazzarlo brutalmente. Sì, banalmente, quindi tu ti lanci all'attacco di uno dei cavalieri a cavallo, di una delle guardie a cavallo, e vuoi prendere il controllo del cavallo. Certo. Vai, Alessandro, sì. Eric. Anch'io con la freccia, sfruttando anche con l'arco, sfruttando anche la distrazione dei cavalieri, provo a colpire un cavaliere e rubare il cavallo. Ok, Oros. Allora, io vedo ciò, cioè io da dove mi hanno messo cercavo di vedere più o meno tutto, quindi mi accorgo anche, se credo, ti accorgi anche del movimento del mio collega prete? Sì, sì. Quindi più o meno posso intuire cosa sto facendo, giusto? Sì. Non lo so, tu hai visto preti che girano così e accoltellano. Secondo me... E quanti, sì, diciamo, guardi ci sono vicino al Duca in questo momento? Proprio vicina una. Ok, la prendo, è mia. L'unico modo che ho, diciamo, per prenderla, io comunque ho... con me, cioè ho scordato di dirlo prima, un bastone un po' rinforzato, perché comunque essendo esploratore spesso magari devo camminare su sentieri montani, sì, più, sì, o meno, sì, ripidi, sì, sì, un bastone grande, e, sì, 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 praticamente cerco di prendere ai fianchi la guardia e infilargli il bastone in una fessura, non so come è fatta l'armatura, se c'è un punto dove posso infilare il bastone per fargli male. Certo, no, oppure proprio potresti anche proprio randellata in testa come si deve, ecco. Sì, che sì, sono, sì, comunque non sono tipo elmo completo, quindi sono comunque da viaggio, non sono bardati a battaglia, quindi testa scoperta. Cercate di far modo che Nicholas non abbia nessun impedimento. Perfetto, facciamo un giro di tiri, io terrei Nicholas per ultimo. E quindi partiamo da Brenda, vai.
Mi piace partire. Allora, io vado di nervi stavolta perché ci sta con la situazione. Assolutamente sì. Non posso applicare virtù, ma colgo l'attimo. E colgo attivare l'invisibilità. Sì. Come funziona? Funziona così, che se tu vuoi attivare l'invisibilità, devi tirare il dado nero e non puoi utilizzare Carpe Diem. Hai un doppio utilizzo. Se invece tu vuoi utilizzare Carpe Diem, puoi farlo ancora e ti dà un dado bianco, non più due. Perché è il tuo ricordo che sta svanendo. Ok. Quindi uso l'invisibilità e tiro un dado nero in più. Quindi sono due dadi neri e un dado bianco. Ok, però l'invisibilità per fare cosa? Cioè nel senso... Voglio fare tutta questa cosa da invisibile. Ah, ok, vai. Tira. Perché lo scopo è che se io riesco a prendere il possesso del cavallo da invisibile, loro possono pensare che semplicemente il cavallo è impazzito. Ottimo. Ok, allora tu sfrutterai praticamente, te lo dico solo per chiarezza, questo super vantaggio per il tiro di invisibilità. Per l'attivazione del tuo potere. Ok, io tiro i dadi, tu dimmi poi dopo come devo fare. Vai, vai, vai. Perché non ho capito niente, però va bene. Vai, 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 vai. No problem. Esplosione, ragazzi, ho fatto un 4 col dado bianco e doppio 6 con i dadi neri. Ok, aspetta, ok, va benissimo. E, però ci devi infilare anche i... ti mancano, secondo me, due dadi bianchi del sangue. Ah, perché devo sempre tirarli i dadi bianchi? Sì. Quindi vai con gli altri due dadi bianchi. Prima non li tiravo, bene qua. Un altro successo. Va bene, hai fatto, considerando che hai comunque avete questo super vantaggio, sono stati tutti successi questi, perché vi ricordo che grazie all'espediente del rame tutto, tu hai fatto praticamente 1, 3, 3, 7, 8, 9 successi e ti devi segnare due pallini neri. Torno due a 3. Torni a 3. Ok, in poche parole, detto proprio papale, questa è una regola di gioco, tu hai fatto talmente tanti successi che puoi prendere in mano la scena e dire cosa fai grazie alla tua invisibilità. Ok, mi alzo sul ramo, prendo un respiro profondo, dentro di me dico, cogli l'attimo, mi lancio e divento invisibile. Sì. Atterro sul cavallo. Sì. Mi stacco un tacco, una delle scarpe col tacco che ho, e la infilo nell'occhio del tipo. Do due calcioni al cavallo in modo che parta al galoppo. Ok. Sì. Col cadavere prendo le redini e faccio partire il cavallo verso la campana. Ok. Ragazzi, andiamo avanti con i tiri. Vai. Narratore, una domanda. Sì. Essendo lui invisibile, il tacco che dà addosso alla guardia è invisibile, quindi la guardia si trova una ferita in occhio senza sapere come cazzo se l'ha fatta. Esatto, ma tra le altre cose, tipo, immagino che a un certo punto la guardia cadrà anche dal cavallo, cioè proprio... Certo. Okay. Non è andato tutto come pensavo, ma... Vai, Terek. Quindi io devo solo tirare una freccia, nervi o viscere? In questi casi sarebbero anche plausibili entrambi. Perché proprio nervi è una questione proprio di istintività reattività. Anzi, forse ci sta anche meglio. Ok, quindi nervi, sangue e tiratore. Perfetto. Quindi ti ricordo che bianchi. Al 3 entrano anche i 3. Ah, voglio anche i 3? Sì. Voglio dire solo una cosa al ragazzo che non mi ricordo qual è la... che ha chiesto cosa ha visto. Quando mi sono tolto la scarpa, probabilmente lei, quando l'ho infilata nell'occhio del tipo, non era più invisibile. Quindi tu puoi immaginarti anche un po' cosa è successo, perché vedi questo tipo che cade a terra con una scarpa infilata nell'occhio. No, era quello che volevo capire, capire se comunque la scarpa quello... è invisibile o no. Cioè era no, secondo me la scarpa non è invisibile, la vedeva. Ok, poi, anche se non sei sicuro poi. Puoi immaginartelo. Esattamente, hai fatto 1, 2, 3 successi, 4... hai fatto anche tu 8 credo, segnati uno nero perché hai fatto un 6, uno nero di sangue e ce n'ho già 3. Perfetto, quindi devi svuotare come gli altri e annerirti un'altra cosa. Ma anche il primo devo svuotare, diciamo? No, quello è prestampato quindi sulla scheda. Okay. Quindi di conseguenza tu puoi solo togliere gli altri due.
E magari pensaci un attimo, così vado avanti con i test su cosa vuoi annerire e su come vuoi poi dopo... come funzionava sta cosa? In pratica io metto un punto corruzione a un legame però ottengo un potere? Esatto, oppure alla virtù, che funziona allo stesso identico modo, quindi tu potresti anche farlo a tiratore, ma in quel caso c'è un funzionamento leggermente diverso. Però perdo il tiratore. Esattamente, esattamente. Oppure puoi annerirti un organo che fa qualcosa solamente se lo annerisci completamente, ed è lì che ti prendi una delle famose stimmate di cui mi chiedevi prima della live. Se tu annerisci completamente un organo, becchi una stimmate, che sono delle mutazioni, sono delle piaghe. È una cosa che annerirò immediatamente. Quindi ti lascio pensare un attimo, ma dimmi, descrivimi la scena, perché tu io semplicemente vedo che sì. Colpo, uccidi con il colpo alla guardia, descrivi proprio la scena. Ah, vedo che il Horus è partito, Brenda ha creato questo scompiglio ed è partita, allora io Nicolas cosa sta facendo mentre agisco? Lo scopriamo tra un po'. Dimmi proprio tu cosa fai con la freccia. Tu vedi che io urlo in giro e faccio oddio i banditi. Semplicemente loro sono tutti completamente distratti, nessuno ha idea che io li stia tenendo, diciamo, di mira, e sparo una freccia. Non so se ne voglio uccidere solo uno per rubare il cavallo, oppure se voglio aiutare anche Nicolas, non so se è in pericolo. Lo vediamo. Comunque diciamo che headshotti semplicemente un... Sì, headshotto e eventualmente rubo un cavallo. Perfetto. Horus, che tra l'altro adesso ci dovrà Francesco tirare i dadi, dici cosa, come vuoi fare, come vuoi approcciare. Allora, penso che l'approccio migliore siano nervi, sì. più l'eretico cerebro. Sì. Considerando la violenza ferale. Esatto, che è sotto la tunica il mostro. Vedete in effetti che Horus si lancia nel combattimento e da monaco comunque integerrimo, comunque con una certa moralità, cosa che Nicolas non ha mai avuto troppo, è veramente una bestia, quindi sì, puoi sommarlo, ci sta. Quindi ho 5, sono 8 dadi di cui uno nero. Che il sangue se l'ha scolato. Sì. Okay. Quindi c'è quanti dadi bianchi? Sono 7 bianchi e uno nero. Perfetto. E allora, c'è sempre il 3. Madonna. Il successo è a 3? Sì, sì. Solo per questo giro, ragazzi. Mi raccomando, solo per questo giro. Considera che ha fatto 6 successi. Vai con i neri. Eccolo. Mi annerisci un pallino. Ok, anche tu raccontaci esattamente cosa succede. Allora, io scatto veloce, ho una rabbia dentro, una rabbia che mi esce fuori ogni tanto, non sempre, cioè è irrazionale, perché io solitamente resto calmo, tranquillo, ma quando diciamo mi sale la vena, sto così, quindi che faccio? Parto con questo bastone. Vado proprio di fronte alla guardia e la prima cosa che faccio gli dico: muori, stronzo, e inizio a dare randellate sulla testa, ma tante, tante, non mi fermo, continuo. Che vede i brandelli del cervello, ma io continuo, non mi fermo. Sì, quelle cose un po' da schizofrenico maniaco. Sì, sì, sì. Fratello Nicolas ti guarda e fa: è la Madonna. Merda, ok, niente, lo riduci in poltiglia, direi, la testa. Dopodiché, ok, e davanti a voi si erge Horus, completamente lordo di sangue, ricoperto di sangue. In sostanza direi... la scena era simile a quella di Negan quando uccide qualcuno. Ok, e siamo arrivati al momento clou. Vai Francesco. Perfetto, allora io utilizzo nervi, direi, per sì. Scattare rapido, sì. Furfante per cercare di appunto non farmi notare nei miei movimenti di estrarre il pugnale. Anche un biscere ci sta bene qua.
Ok, anche un perché stai anche facendo tipo il triplo quadruplo gioco, quindi ok, quindi lo sommo quindi? Sì, nel senso nervi o viscere, non so bene i tuoi valori, ma ci stanno bene entrambi. Ah, sì, ho due nervi e due viscere. Ah, cioè, okay. Devo sommare o scelgo uno? No, no, sempre la scelta, sempre la scelta. Ok, con e utilizzo fratello Horace che mi dice proprio una mano protesa può rialzarti o farti sprofondare. Ah, il tradimento. Esperienza, sai come riscuotere un debito, come tramutare la generosità in crudeltà o come sfruttare a tuo vantaggio la fiducia che gli altri ripongono in te. Perfetto, questo è perfetto. Il tradimento, vai. Esatto. Quindi tiro 4 di 6, speriamo bene. Ok, 4 successi. Yes. E adesso ne tiriamo quelli neri, speriamo bene. Allora, okay. Un successo e un insuccesso. Quindi 4. Okay. Sono 4. Perfetto. Sì. È comunque ottimo. Niente, tu a questo punto ti avvicini al Duca e c'è questa scena che vedete tutti perché comunque la vostra attenzione era rivolta a Nicolas. E prendi il Duca e lo pugnali assolutamente al, non so, volevi al fianco, al petto. Io vedete che piango, urlo andando verso lui, oddio mi protegga, mi protegga. Vedete che come giro proprio il mio volto cambia espressione totalmente, diventa gelido, fermo, calmo. Estraggo velocissimo il pugnale dalla tunica, non vi rendete neanche conto quasi che lo stia facendo. Vedete solamente la mano, la mia mano sinistra che tiene la bocca del Duca e un pugnale che gli trapassa il cuore dalla parte dietro. Vedete solamente la punta che esce e inizia a grondare sangue. Mi avvicino a lui e silenziosamente gli faccio requiescat in pace. Ok, facciamo la scena finale e poi chiudiamo. Ovvero succede questo. Abbiamo Brenda che sta galoppando, correggimi se sbaglio, verso il lago. Ah, mi sbaglio, vai. Ti lascio tutti alle spalle, sono in vantaggio, sono davanti perché sono stata la prima a prendere il cavallo. Sì. Ma dove ci sono le redini, ancora invisibile, cadono delle gocce che si infrangono sul nulla. Da questa goccia pian piano prende forma di nuovo Brenda ed è in lacrime. Pian piano ferma il cavallo e non ce la fa, anche se potrebbe realizzare il suo desiderio, il suo sogno. Madre Isabella le ha ricordato, il volto di Madre Isabella è nella sua mente che gira, la donna che l'ha istruita e che le ha insegnato o che ha provato a insegnargli l'onestà. Il nobile cantastorie ha una missione molto più importante della mia. La sua amata dovrebbe vederlo di nuovo tornare tra le sue braccia. Io non so la situazione tra i due, ma so che lui ha dei problemi e che vuole... Certo. E che è innamorato di un'altra. E nessuna donna dovrebbe mettersi in mezzo all'amore di un'altra. Quindi fermo il cavallo, sono immobile. Ok, ok. Perfetto. Quindi abbiamo la situazione... Perfetto, Brenda si è fermato. Ah, lì, nella situazione, abbiamo un solo sopravvissuto, che è una guardia. Che è giù da cavallo, ha la spada sguainata e guarda voi tre che siete in un qualche modo sbucati nel sentiero. È esterrefatto perché ha visto morire nell'attimo, in un attimo, quattro compagni, uno in circostanze assolutamente assurde, con il cavallo che è imbizzarrito ed è caduto morto poco dopo, le altre due morte per un'imboscata e infine il Duca che è stato tipo pugnalato da un monaco ovviamente sospetto. Lui ha la spada sguainata, vi guarda e vi dice: ma che diavolo siete? La spada trema perché ovviamente è in inferiorità numerica e sa che è messo parecchio male. Che diavolo siete? E lì davanti e con la spada e una torcia cerca in un qualche modo di prendere le distanze. Filo il pugnale dal Duca, lo lascio cadere a terra, lo guardo col pugnale tutto insanguinato andando verso di lui, quasi leccando il pugnale, e faccio: siamo dei monaci in missione per conto di Dio, figliolo. Blues Brothers. Bello, quanto sei bello. Ok, Terek e Horus, che dite?
Horus dice: perché non sei ancora morto e continua ad andellare? Ah, tu ti stai accanendo sul cadavere? Sì. Ok, bene. Derek, tu hai qualcosa di dire di razionale? ma alla guardia no. Ok. Allora, se voi, compagni, non fate, sì. Se voi non fate nulla, lui a un certo punto infodera la spada e scappa per il sentiero. Va bene. A me va bene. Ditemi voi. Dico, Nicola, se ora scappa, faccia agli altri: non fatelo fuggire, potrebbe avvertire gli altri. Ok, ditemi voi. Ma il castello è sotto assedio e noi adesso ce sì, ne andiamo. Esatto, scusate, la scena era concitata, ma voi dovete immaginarvi che sopra di voi veramente c'è una scena d'assedio, quindi frecce e scale quelle per assaltare le mura, uomini, grida, quindi non mi sono soffermato troppo i dettagli, ma esattamente come dice lui, la situazione è totalmente caotica, non potrebbe richiamare nessuno. Padre Nicolas alza la testa, alza lo sguardo, vede che effettivamente sta succedendo il disastro sopra qua. Ah, va bene, non sarà un problema allora. Andiamo, fratelli, abbiamo una donna da raggiungere, è andata via un po' troppo presto forse. Proprio lo dice con un'allegria, come se fosse Aspetta, non lo sappiamo che è andata via, ti ricordo che è scomparsa. Beh, vabbè, in qualche modo ha capito che non è lì con voi, in qualche modo si è allontanata. Cioè, se è diventata invisibile, comunque non c'è lì, quindi dico, comunque dobbiamo trovarla, forse sarà andata via mentre stavamo facendo la scena. Cioè, io non l'ho vista, ero più impegnato a distrarre gli altri, ad essere l'esca, quindi teoricamente se non la vedo più lì vicino a me, presuppongo che sia scappata o sia andata via. E io, ragazzi, se siete d'accordo, direi di chiudere la sessione con i quattro personaggi a cavallo che lungo il sentiero si dirigono verso le rive del lago, con in sottofondo l'orizzonte notturno del lago e l'isola col campanile al centro. Sì, io aggiungerei anche che forse ci stiamo iniziando a guardare tutti quanti un po' male, come per dire... Sì. Sarà di noi quello che esaudirà il desiderio. Infatti, tra l'altro, se facciamo un post commento, post sessione, magari sarebbe bello parlare di queste cose. Comunque direi che per stasera la continuiamo questa, quindi sì sì, mercoledì yes. prossimo c'è la seconda sessione e il finale mercoledì 10, ragazzi, scusate, gli ultimi 15 secondi avete detto qualcosa perché a me mi è caduta la chiamata. No, ho semplicemente detto che questa è la scena finale, quei personaggi che vanno verso il lago notturno con l'isola al centro scura e la chiudiamo così. E ha specificato che solo uno potrebbe esaudire il suo desiderio. No, perlomeno al campanile. Ho un'ultima cosa da dire. Sì? Dopo un po' che ho continuato a mazzolare il corpo ormai morto, sì, e mi alzo lo sguardo, guardo loro... Guardo il bastone. Scusate. Ok, possiamo andare. Ah, ti sei ricomposto. Sì, sono tornato a essere. Perfetto. Va bene, ragazzi. Grazie a tutti, allora. Sì, abbiamo finito. A voi, ragazzi. Grazie della sessione, ragazzi. Saluti e così ci salutiamo anche con i ragazzi che sono a casa. Sì. L'unica cosa, ecco Andrea, prima di andare alla pagina dei saluti, volevo sapere se ci puoi dare qualche piccola chicca per Luca. Sì, giusto. Questa cosa l'abbiamo annunciata, ma la chicca, diciamo, è che siamo in uscita con il Codex Gigas, che è il nostro manuale di espansione sull'ambientazione di Memento Mori, che era una delle cose che abbiamo un pochino tratteggiato nel manuale base, ma non approfondito, e uscirà quindi il manuale che contiene un bestiario, un erbario, un lapidario, un grimorio, come una vecchia enciclopedia medievale, diciamo. Cos'è un lapidario? È per i minerali, rocce e minerali. Ah, ok, non sapevo si chiamasse così. E sì. Ricordiamolo, avrà comunque l'aspetto del manuale... base, se non assolutamente sì, sì, dobbiamo rivelare ancora la copertina, ma sarà con lo stesso formato e posso dire che avrà un colore diverso, ma la stessa impressione dorata e con una nuova grafica, ma sarà un manuale gemello.
figata, cioè, considera che allora, a me mi sono venute in mente un sacco di cose, no? Quando ci ho giocato la prima volta oggi, cioè, una cosa che mi piacerebbe molto applicare a Memento Mori sarebbe l'ambientazione stile Bloodborne. Sì, ma io dei ragazzi sulle pagine che mi hanno scritto delle idee bellissime, sulla pagina mi hanno tirato fuori un ragazzo e mi ha detto che vuole ambientare ai giorni nostri con l'oltre il velo, che voi non ci siete ancora arrivati, non siete ancora entrati, che in realtà è una specie di deep web, è una sorta di deep web, una specie di cosa un po' cyberpunk, chissà. Allora, dai, Marco, prima che ci andiamo ti faccio vedere la scheda che è finita stasera, la vedi tutta? Sì, è una meraviglia. È spettacolare, quella è anche bruciata di sigaretta. Ma io vedo anche gli soldati sotto? O sono sì, ecco, sono gli omini. Fammi vedere a sinistra. A sinistra non si vede, c'è l'altro lato. Sopra ci sono le zanne del mostro del mio disegno. Qua c'è la pece, qua c'è la fiera. C'è la venditrice di fiori. Ma quello è un turista. Qua c'è Brenda. No, questa è Brenda e qua c'è invece il fiore che perde i petali e si sciolgono in una chiazza di sangue. Ragazzi, cosa dobbiamo aggiungere? Qui c'è un pozzo. Perfetto. Con la c'è anche roba. Roba, esatto, perché non volevo ricopiare, ho un altro pezzo di scheda qua, la roba scritta. Ho troppi prop in questa sessione e ho ovviamente il capolavoro, il grande disegno a cui ho aggiunto le frecce. Bello. Fantastico. Va bene, dalla chat ragazzi, drawings and peste, giustamente. sì, esatto. Allora, grazie, grazie della sessione, grazie di tutto, ragazzi. Bene. Ci vediamo mercoledì prossimo. Sì, ci vediamo mercoledì prossimo. Andiamo alla parte dei saluti. Ragazzi, grazie di averci seguito, è stata una serata fantastica, è stata una giocata stupenda, questo gioco di ruolo ci piace tantissimo e spero sia piaciuto anche a voi nello stesso identico modo. Non vediamo l'ora di arrivare alla settimana prossima per fare la nuova sessione, sarà quella finale, quindi probabilmente ci saranno molti più guai. Il buon padre Nicolas cercherà come sempre di portare a casa la pagnotta e di salvare la pelle. Speriamo che non finisca a coltellate nei primi 5 minuti. E vedremo chi arriva la campana. Esatto. Grazie a tutti, ragazzi, di averci seguito. Come sempre, lunedì o mercoledì vi rinnoveremo il nostro invito, faremo uscire la locandina. Già dalla fine di questa sessione sarà possibile rivedere in differita o in replica questa puntata, la caricheremo anche su YouTube in modo da renderla accessibile a tutti. Vi ringraziamo per aver passato questa serata con noi, ringraziamo ancora Andrea che è venuto a farci da ospite, ringraziamo Roberto, ora vi sentite e ci rivediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti, un bacio e buonanotte ragazzi. Ciao, ciao. E ricordate ragazzi che chi cambia canale è un Ferdinando. Non è bello.